Benvenuti a tutti, questa è la prima giornata del laboratorio dal basso a trazione di terra. Siamo molto felici innanzitutto per la presenza, che comunque è importante, e poi perché vediamo finalmente questo luogo aperto. Sembra, diciamo, una banalità per chi magari non conosce la storia, ma questo castello e questo museo sono stati chiusi per troppo tempo, e l'idea di far ripartire tutto con un'iniziativa che coinvolge dei professionisti come la dottoressa Daniela Dell'Innocenti, che è la docente di oggi, è davvero un contributo molto prezioso per noi, perché ci porterà una testimonianza di una realtà in cui una logica distrettuale, all'interno della quale è inserito il Museo del Tessuto, è davvero vincente e riesce a portare avanti delle iniziative importanti. Io passo la parola al sindaco, che sicuramente ci dirà due cose, che è il dottor Filippo Boscia. È un applauso che va rivolto a loro. Io porto il saluto di questa amministrazione, che ha voluto fortemente che si riprendesse il progetto di Città Nuova. I fatti della cultura sono sempre fatti difficili in questo nostro paese, e in questo nostro povero sud sono ancora più difficili, perché questa cultura è la cenerentola di tutti i bilanci. Non ci sono mai soldi per la cultura, i soldi servono per altro e per certa pseudocultura, così come vengono presentate iniziative di dubbia valenza. Noi siamo estremamente felici perché non c'è chi non veda, leggendo il solo manifesto, che grande valenza e che spessore ha il corso e ha questa manifestazione che i ragazzi di Città Nuova hanno messo su. Io sono molto contento anche perché, se con questa stessa efficacia fanno ripartire questo museo, che sicuramente è tra i più belli, io ovviamente devo peccare così un po' di presunzione, tra i più belli d'Italia, io sarò ancora più felice. Anche il nostro bilancio, dal punto di vista della cultura, è estremamente risicato e povero. Però vado a litigare in regione ogni giorno quasi, sono stato 2 giorni fa, ci ritorno in settimana. Perché pensate che dai lavori di recupero e restauro del giardino retrostante, dalla realizzazione di quell'opera, sono avanzati 92.000 euro, che basterebbero per risistemare tutto l'atrio del castello e per completarlo. Ebbene, la risposta sapete qual è? I resti non li riassegniamo perché... Però se la soprintendenza vi dice che è necessario, ve li diamo. La soprintendenza non si prende questa responsabilità perché c'è il gioco delle parti. Quindi vi assicuro che amministrare con questi criteri è difficile, quasi impossibile. Ma noi teniamo duro e andiamo avanti, soprattutto perché non si può negare a giovani di questa qualità e di questa facilità all'iniziativa, di questa voglia di fare, non si può negare una bella opportunità che questo museo, così come la gestione della biblioteca e di altre strutture, può rappresentare. Quindi io li ringrazio e ringrazio i relatori che si avvicenderanno qui.
stasera, mi piace dirlo pubblicamente, se no pensano che si tratti di soldi pubblici, stasera li avrò a cena, paga il sindaco, non c'entra niente, né l'amministrazione né altro. È una dichiarazione che bisogna fare, perché se no qui finisce tra luce e vino, invece così non è. E quindi stasera godrò della vostra compagnia qualificatissima, spero di... La cultura non è un fatto legato all'età. Io ho 70 anni e vi garantisco che conservo molta curiosità e molto entusiasmo per i fatti della cultura, un po' meno per i fatti della politica che non mi riguardano. Io sono in prestito, non sono un politico, non mi riguardano e non mi riguarderanno mai. Quindi grazie a voi, grazie ai ragazzi e grazie ai corsisti, sperando che trovino conferma della valenza di questo corso e trovino conferma della bontà di questa iniziativa. Grazie. Un progetto scritto, diciamo, a due mani con l'associazione proponente, che poi è l'associazione Salento Slow Travel, di cui Giovanna è presidente. Ti passo la parola. Allora, io volevo un attimino sottolineare un po', cioè anche per un discorso di comunicazione, credo, soprattutto ai partecipanti. C'è il logo di Salento Slow Travel, perché? Perché Salento Slow Travel promuove il turismo responsabile. Noi come esperienza abbiamo, diciamo, realizzato un progetto in cui si valorizzavano le produzioni locali e non poteva mancare, già che la sede legale dell'associazione è a San Michele di Bari e già che la sottoscritta è anche vicepresidente dell'associazione Città Nuova, non poteva mancare appunto questa collaborazione e questa appunto con Silvia, che è il presidente di Città Nuova, nel lavorare insieme appunto per la riapertura di questo castello e di questo museo. Per cui siamo stati spinte un po' dalla volontà di riaprire e di mettere appunto il Museo della Civiltà Contadina di San Michele all'interno di una serie di circuiti turistici che se ben valorizzati possono appunto portare questa porzione del territorio del sud-est barese ad essere meta di un turismo comunque diverso, un turismo legato all'enogastronomia, un turismo legato all'esperienza e alla sostenibilità. Con il termine sostenibilità intendiamo appunto, vogliamo diffondere un termine tra virgolette nuovo, perché con sostenibilità sappiamo appunto che ormai è una definizione che ha a che fare con l'ambiente in particolare, però viene utilizzato da tutti e da tutti, per appunto ci si mette in mezzo tutto, no, con questo termine. Però nel nostro caso, ed è questo, diciamo, il motivo per cui Salento Slow Travel, Città Nuova e altre associazioni hanno collaborato alla realizzazione alla proposta del laboratorio dal basso, in questo caso intendiamo come sostenibilità proprio la valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale di un territorio, proprio perché riprendiamo appunto il concetto di biodiversità, che non è solo quando si parla di biodiversità, si parla di biodiversità naturale, ma si parla di biodiversità culturale, che è un concetto tutelato dall'UNESCO, anche questo, e in questa biodiversità culturale ci stanno proprio appunto i saperi, le tradizioni che noi dobbiamo conservare e che speriamo appunto con una gestione efficace di questo museo di poter appunto valorizzare. Io e Silvia ringraziamo la Regione Puglia per la possibilità appunto di realizzare questa iniziativa.
Adesso la dottoressa Maxi Torao dell'Arti Puglia vi presenterà appunto l'iniziativa dei laboratori dal basso, che noi abbiamo partecipato alla seconda edizione, però lasciamo a lei tutto quello che ha a che fare con questa iniziativa. Grazie. Buongiorno a tutti, faccio veloce, prometto, così iniziate questa bella esperienza. Ti spendo due parole sull'iniziativa, che inizia a essere molto, molto più conosciuta, anche se continuiamo a chiamarla sperimentale, però penso che i tanti laboratori, le testimonianze, gli affiancamenti che si sono già realizzati, insomma, iniziano a essere una prova di qualcosa che può funzionare. Laboratori dal basso, come dice il nome, è un'iniziativa che parte dalla convinzione che i giovani imprenditori pugliesi sanno cosa vogliono fare, sanno cosa gli serve per farlo e hanno tantissime idee che possono arricchire proprio il contesto innovativo e imprenditoriale di questo territorio. Perché alla fine le cose nuove spesso nascono dall'entusiasmo, cioè l'idea, non so come arrivarci, quindi abbiamo pensato come si può dare una mano a creare delle attività di formazione, dei percorsi su misura per questi gruppi che sanno benissimo che cosa gli serve. Quindi, in poche parole, è un'iniziativa che aiuta giovani imprenditori a imparare quello che gli serve da chi sanno loro che vogliono imparare, quindi in questo caso la dottoressa degli innocenti, e poi anche dove e come. Non deve essere tutto frontale, ci sono workshop, ci sono camminate, ci sono potature, c'è di tutto, perché le esigenze sono veramente varie. Oggi inauguriamo, chiamiamola la stagione autunnale di Laboratori dal Basso del 2014. I ragazzi hanno partecipato al secondo avviso, cioè alla seconda finestra dell'avviso di quest'anno. Entro luglio si sono conclusi già tante bellissime iniziative. Da oggi vale, iniziano le nuove iniziative che saranno implementate fino alla fine di gennaio 2015. Cioè, sono state così tante le proposte interessanti, le idee belle, che noi stessi abbiamo detto: dai, diamogli un mese in più, facciamo qualcosa in più, perché veramente sono cose in cui crediamo e vogliamo dare una mano a tutti questi gruppi di fare, insomma, questo che sono i loro obiettivi e le loro idee. Ora, non pensate che è facile. Lo sanno, non è facile, perché non è solo una presentazione di un formulario, si scrive il progetto, poi passa o non passa e si fa. Le poverine dovevano venire da me e poi dovevamo un attimo capire come creare il programma, diciamo, di lancio di tutte queste idee che hanno, perché cos'è la cosa bella? Quando ci siamo conosciuti, diciamo, personalmente, proprio nella sede dell'Arti, per parlare di come fare, le idee erano tantissime. Siamo state insieme, non so, un'ora, due ore, e mi sono anche trovata di ragazzo, un attimo, facciamo questa cosa, iniziamo da questo, perché ovviamente i passi devono avvenire uno dopo l'altro, però questo entusiasmo di fare è questa quantità di idee e di possibilità anche di applicare quello che può essere un museo, perché non si tratta che vogliamo fare il museo e poi vogliamo riqualificare il centro storico e poi vogliamo fare l'agriturismo. No, girava tutto intorno a questa realtà, quindi c'è un potenziale di obiettivi e di idee che è molto molto grande, e spero che questo corso sia veramente l'inizio di un percorso che porta a una crescita dei gruppi che si sono messi in gioco. Non è facile, speriamo che ci possa essere un supporto sia dai docenti ma anche delle istituzioni locali, quello che possiamo fare noi, ovviamente altre iniziative come il mentoring, che ricorre ancora aperto, si possono ancora richiedere affiancamenti da realizzare fino alla fine di gennaio. Insomma, la cosa più importante che ci sta più a cuore è che non sia un corso che si fa e si chiude, ma che sia un inizio di un percorso di crescita professionale, di impatto territoriale, e che ci sia dietro
un follow up, tanti altri progetti ancora, tante nuove idee ancora, così che magari o ci rivediamo in altri contesti o loro ci vengono a raccontare dopo, abbiamo avviato questo percorso, insomma basta che non si ferma alla fine, perché l'importante è avviare e portare avanti tutto questo entusiasmo che sicuramente c'è. Non mi rimane che augurarvi veramente buon divertimento. Cioè, questo per me è sempre importante, perché questi sono corsi che chiedete a voi, che fate su misura, chiamate chi sapete, insomma, vi può dare quello che vi interessa e vi serve veramente. Quindi l'importante è farlo con un sorriso, divertimento, le cene, quello che è, tutto quello intorno, approfittate. Chiedete, perché questa è una possibilità che avete di confrontarvi, che insomma è unica, perché ora c'è qua il docente, anche domani, dopodomani, quindi non esitate di creare anche qualcosa di interattivo, perché così insomma, potete approfittare al massimo. Buon avvio del primo laboratorio dell'autunno 2014, e in bocca al lupo a tutti. Il nostro grazie, anche perché ti do del tu, sei stato un tutor fantastico, anche al di là del ruolo. E ora la dottoressa, nonché professoressa, e Daniela Degli Innocenti, conservatrice del Museo del Tessuto di Prato, è una persona davvero speciale. Abbiamo avuto modo di conoscerla ieri e abbiamo segnato tutti i suoi suggerimenti, tutti i suoi spunti, dando un'occhiata così al museo, proprio perché c'è tantissimo da fare e noi vogliamo farlo nella maniera migliore possibile, cioè più rigorosa e scientifica possibile, o almeno questa vuole essere la tensione. Le passo la parola. Ah, è vero, sì. Prima o poi nascesse l'idea di fondare un museo che in qualche modo potesse essere anche di sostegno, e poi vi dirò in che modo, al distretto, sia da un punto di vista dei contenuti che anche dell'immagine stessa dell'industria locale. Io vi farò un excursus della nostra istituzione, anche per farvi capire come un museo può crescere step by step, passo per passo, chiaramente facendo tutte le volte delle riflessioni sulle disponibilità a livello economico, ma anche sulla capacità di ascolto delle istituzioni nei confronti appunto dell'entità museo. E come appunto dal 75, che è l'anno di fondazione del museo, il museo è passato a sedi sempre più prestigiose, perché è cresciuto parallelamente all'interesse del distretto e anche delle istituzioni. Quindi diciamo questo è un caso. Se avete delle domande, chiaramente a me fa molto piacere di poter parlare della mia esperienza, che è nata proprio nel momento in cui le collezioni del museo, che erano confluite all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Tullio Buzzi, la scuola che si occupa della formazione di tecnici per l'industria tessile in tre settori fondamentali, tessitura, chimica tintoria e meccanica tessile, quindi una scuola che nasce ad hoc a fine dell'Ottocento proprio per formare dei tecnici d'azienda. Ecco, all'interno di questa scuola è confluita una collezione molto importante, una collezione di tessuti antichi reperiti sul mercato antiquario da un imprenditore, Loriano Bertini, che a caccia di altre cose che non erano i tessili, cioè ceramiche, montelupini, ora non vi sto a dire che,
l'antiquario gli offrì appunto la possibilità di acquistare questo fondo di più di 1200 frammenti che Loriano, con grande generosità, perché ancora mi piace parlare di Loriano come un nostro dinosauro, io ho i miei fondatori che me li tengo tutti stretti perché sono una risorsa, insomma, di passato incredibile e ci credono tantissimo in questa istituzione, ha deciso appunto di donarli alla scuola con l'intento un po', se vogliamo, anche nel filone, nelle corde dei musei anglosassoni, con l'intento che questa collezione divenisse un patrimonio culturale disponibile alla scuola, cioè i ragazzi potessero dagli esempi del tessile d'arte antico trarre ispirazione per, diciamo, non soltanto conoscere tecnicamente che cosa si faceva a livello di tessitura manuale, ma soprattutto avere degli impulsi sul design. Come sapete, tutto il mondo del textile design, del fashion design, si muove sempre, diciamo, non avulso dalla tradizione, sia da un punto di vista della confezione che da un punto di vista appunto del disegno tessile. Quindi veramente la collezione, nel pensiero di Loriano, era un punto di partenza per i ragazzi, uno spunto culturale per portare avanti dei progetti di contemporaneità. Quindi con questo intento, diciamo, formativo, educativo e didattico, è nato un piccolo museo inizialmente all'interno della scuola. Ne vedete alcune immagini, alcune cose esposte correttamente, altre che non si esporrebbero più in questa modalità. Comunque, questo museo ha permesso alla scuola di essere inizialmente visitata proprio per la collezione e, grazie a un primo catalogo uscito nel 75, già farsi conoscere a livello internazionale, perché il museo del tessuto è un museo specialistico, come tutti i musei specialistici ha chiaramente un'utenza molto ritagliata. Bisogna lavorare tantissimo anche adesso sul territorio, perché il territorio è abituato al tessile, quindi lo considera, diciamo, un elemento della propria vita ma non un oggetto da musealizzare, ed è un lavoro fortissimo quello che va fatto di sensibilizzazione. Ma a livello internazionale ci sono realtà interessanti come il Victoria and Albert Museum, il Metropolitan Museum o il Musée de Lyon, che hanno bellissime collezioni tessili antiche, con cui abbiamo poi chiaramente stabilito dei contatti, perché è bene sempre avere un occhio internazionale, non mai fermarsi a una realtà locale o vicina, ma andare oltre, no? Se devo fare un museo non posso fermarmi ai musei italiani, che spesso non sono, diciamo, degli esempi così illuminanti, ma vado a vedere realtà consolidate da tempo, che quindi hanno una tradizione, mi informo, guardo, osservo gli allestimenti, che cosa comunicano, quali sono i contenuti che esprimono, e piano piano, facendo questa esperienza, chiaramente uno si ritaglia anche meglio l'obiettivo finale, cioè che cosa voglio ottenere poi alla fine dalla costituzione e dalla presenza di un'istituzione come un museo del tessuto. Quindi questa era la prima sede, e la gestione non esisteva di questo museo, era affidata proprio ai professori che, proprio per volontariato, ogni tanto registravano qualche collezione. Infatti io ho avuto grandi difficoltà a rintracciare le collezioni e soprattutto gli anni di donazione delle collezioni, perché a volte non erano registrate. Chiaramente questo dipendeva dalla disponibilità dei professori. C'era una direzione, tra l'altro anche autorevole, era la dottoressa Rosalia Boneto Fanelli, che però era chiamata sporadicamente in occasione di mostre, quindi non ha tenuto, diciamo, la registrazione degli ingressi delle nuove accessioni e delle collezioni, ma è stata chiamata per sviluppare dei contenuti. Non essendoci uno staff fisso, chiaramente quando poi ci siamo passati allo step successivo, una seconda sede nel 97, si è cominciato a fare il punto della situazione, indagare chi era in quel tempo, chi ha visto fare ingresso una collezione piuttosto che un'altra. Abbiamo fatto, diciamo, un report orale presso tutti i professori per capire un po' queste collezioni da dove provenivano, e rintracciare poi i documenti disponibili che erano rimasti nell'archivio. Vi dicevo, lo step successivo è stato il 97, quando il direttore del Museo Civico di Prato
che credeva profondamente nello sviluppo di una cultura tessile cittadina e nella presenza di un museo forte, ha diciamo, convocato un po' tutte le associazioni di categoria, oltre che chiaramente il comune, perché il Museo Civico di Prato è un museo comunale, nell'organizzazione dell'Associazione Museo del Tessuto, che da un punto di vista statutario doveva essere il passaggio necessario dalla presenza del museo all'interno di un istituto diciamo, formativo a un'istituzione pubblica. Quindi inizialmente è stata formata un'associazione a più enti, con un budget veramente risicato, all'interno di un ambiente comunale che chiaramente non aveva le caratteristiche le caratteristiche formali tipiche di una struttura museale, ma era come un momento diciamo, di uscita di queste collezioni per la prima volta da un museo decentrato di una scuola nel pieno centro cittadino, quindi aveva comunque una dignità di centralità dell'istituzione. Io ho fatto ingresso nel 97 perché vengo da una formazione storica artistica, ma con un indirizzo proprio specialistico nella storia del tessuto antico, facendomi una formazione anche personale, perché chiaramente non, dentro l'università ai miei tempi non c'erano tutte queste declinazioni. E quindi mi sono trovata la responsabilità di fare tutto il check delle collezioni dalla prima sede del 75 a quella del 95, e in questo modo sono venuta a contatto con gli oggetti, ho capito che tipo di collezione avevamo, quindi non soltanto tessuti della storia del tessuto d'arte antico, ma anche libri campionari delle aziende del territorio, che erano un'altra valida testimonianza della storia del distretto tessile pratese, quindi della città, oppure anche tessili contemporanei, che comunque esprimevano la contemporaneità progettuale della nostra città in questo settore. Quindi avevo diverse anime che dovevo gestire e dovevo anche collocare da un punto di vista museologico. Questo museo non l'ho concepito io, l'ha concepito diciamo, un architetto che era sempre dentro l'Istituto Buzzi, perché comunque c'è questa continuità, e con supporti espositivi che avevano, diciamo, secondo me, delle carenze viste le tipologie di collezione, ma comunque ecco, questo piccolo museo nel centro cittadino ha fatto conoscere il nome dell'istituzione, mi ha permesso di fare una grande palestra, soprattutto per capire che cosa era necessario per far esplodere questi contenuti in una dimensione più grande, cioè quella che sarebbe poi venuta nel 2003 con l'inaugurazione e il restauro dell'ex Polo Campolmi, un antico lanificio, quindi una fabbrica tessile che riceve, tra l'altro, diciamo, un luogo ideale dove piazzare un museo, questa volta inizialmente con 2500 metri quadri, non 250 come appunto in questa sede, 2500, e poi successivamente, anzi attualmente, più di 4000 metri quadri disponibili, insomma, sia per la parte espositiva che per la parte delle collezioni. Quindi questo momento, diciamo, anche di ristrettezze, di spazi, di soldi, è stato appunto gestito da me e dai miei colleghi, chi si occupava della parte didattica piuttosto che amministrativa, per capire, per mettere a fuoco quello che sarebbe poi diventato l'attuale museo, quindi con tutti gli ambiti di competenza che un museo necessariamente deve avere, sia da un punto di vista amministrativo che da un punto di vista delle gestioni delle collezioni, che da un punto di vista della visibilità o della possibilità che questo museo si relazioni con il territorio, cosa fondamentale di cui mi sono accorta anche in questa sede, perché comunque c'era un continuo scambio tra gli imprenditori che portavano i propri clienti al museo anche come momento diciamo, di interfaccia culturale, o a livello di partecipazione anche in occasione di mostre, quindi il distretto andava necessariamente coinvolto in quello che poi sarebbe diventato l'attuale museo. E quindi diciamo qui sono stati 5 anni difficili, duri,
Abbiamo avuto la possibilità di fare piccole mostre, ma ben fatte, perché non è necessario sempre fare grandi mostre, ma l'importante è che ci sia la qualità anche nella piccola mostra, sapere bene che cosa si vuole andare a comunicare, comunicarlo bene e in maniera corretta anche da un punto di vista, diciamo, delle esposizioni. Quindi, diciamo, ci siamo affinati, anzi affilati le unghie in questo processo, in tutti i settori, da quello appunto della didattica, a quello amministrativo, a quello espositivo. Per poi arrivare a concepire, questa è un'immagine dall'alto dell'area del nostro museo, dunque il nostro museo è, come vedete, in veduta aerea questo. Una sede molto bella da un punto di vista dell'archeologia industriale. Inizialmente, diciamo, è stato il restauro architettonico ha coinvolto soltanto questa parte dell'edificio e in seconda battuta nel 2009 è stato completato il restauro e questa L è occupata dalla biblioteca comunale della città, quindi è stata trasferita da una sede in cui la biblioteca del comune era in affitto, quindi pagava un canone, ad una invece sede di proprietà del comune, perché l'edificio è di proprietà comunale. E dall'altra parte abbiamo occupato noi quest'altra L, dove appunto sono collegate le aree espositive e l'area amministrativa del museo. Abbiamo delle aree comuni, a volte facciamo anche progetti comuni insieme alla biblioteca, essendo con vicini. Vi confesso, non è facilissimo, perché i tempi e i modi di realizzazione stanno un po' nella natura diversa delle due istituzioni, quindi non sempre è facile organizzare piani congiunti, però ci si sta sforzando proprio di far vivere l'intero complesso ad un'unica voce, anche se, come vi dicevo, gli ambienti non sono circolabili. Teoricamente potrebbero essere tutti circolabili, sia dalla biblioteca gli accessi si possono fare anche verso il museo, ma poi noi abbiamo bisogno di gestire gli ingressi, la biglietteria, quindi alla fine sono due istituzioni che ragionano separatamente. Nel momento in cui ci siamo trovati a fare il progetto museologico, abbiamo chiesto, intervistato le istituzioni che sarebbero state coinvolte nel nostro museo, cioè a livello amministrativo, e quindi abbiamo chiesto all'Unione Industriale, abbiamo chiesto alle partecipate e anche all'associazione di categoria, piuttosto che al comune, piuttosto che alla provincia, che tipo di museo si aspettavano da noi, che cosa avrebbero voluto da un museo del tessuto. Solo museo, solo esposizioni, solo mostre, oppure interazione tra il museo e la città, punto di raccordo e voce all'unisono di tutte le istituzioni. Quindi abbiamo fatto un po' le nostre indagini e soprattutto a livello di contenuti ci siamo molto appoggiati all'Unione Industriale, perché chiaramente il profilo più vicino a questo contenuto era quello espresso dagli stessi imprenditori, che avevano in quel momento il polso della situazione, dell'industria. Quindi magari un museo serve anche per dare visibilità all'industria contemporanea, quindi loro avevano piacere che ci fosse una parte dedicata alla contemporaneità, al distretto. Volevano un po' omettere, diciamo, quella che è stata una delle attività, diciamo, più diffuse sul territorio, quello del riciclaggio del tessuto, no? Che non è bellissimo da un punto di vista della nobilitazione, diciamo, dell'industria, perché si tratta di un lavoro basso, di una produzione bassa che gli imprenditori in quel momento lì digerivano male, si sentivano molto trendy, molto sul tecnologico, che non parliamo troppo del passato, è chiaro, si faceva, siamo cenciaioli, no? Cioè, si riciclano i tessuti usati, però non ne parliamo troppo o parliamone comunque sottotono. Quindi in questa fase noi si è assecondato questo desiderio, dedicando comunque obiettivamente spazio a quella che era stata la nostra tradizione produttiva, il nostro processo, quello che ci identifica anche pubblicamente, perché
Prato, se ha avuto successo nel mondo dell'industria tessile, lo deve proprio alla lana riciclata, alla lana rigenerata, un processo che nasce nel nostro territorio a metà dell'Ottocento, quando arriva dal nord Europa una macchina che si chiama stracciatrice, che era in grado di recuperare la fibra tessile dal tessuto usato, quindi un'operazione tra virgolette ecologica, e che interessa il processo della lana cardata, perché ora non sto a entrare nell'aspetto tecnico, ma insomma due tipi di filatura sono sulla lana pettinata, cioè la lana nobile, filo lungo, e la lana cardata, che è la lana corta, quella meno nobile, ma che a metà dell'Ottocento era una risorsa, perché non tutti potevano permettersi dei panni di lana, dei tessuti di lana, quindi ha permesso una produzione di profilo basso ma di grande diffusione. Su questo sono nate, diciamo, le buone sorti dell'industria pratese e le prime grandi aziende. Quindi ecco, abbiamo fatto questa indagine preliminare necessaria, come vi ho detto, quindi abbiamo ascoltato anche i nostri anziani, la risorsa, diciamo, della tradizione, abbiamo ascoltato gli imprenditori, la risorsa dell'innovazione, le istituzioni, quindi il comune, la provincia, chiaramente la necessità di diventare un museo rappresentativo per la città, perché è il prodotto per cui la città è conosciuta, ma anche di diffondere valori culturali e di fare un'azione formativa verso tutte quelle scuole che si occupano di textile design o di fashion design, perché siamo un museo, come vi ripeto, un museo specialistico. Quindi, accordando poi tutti questi suoni, siamo riusciti a buttare giù, ecco, un piano scientifico che abbiamo dovuto poi incastrare nell'architettura di questo edificio, che non è semplicissima perché è caratterizzata da queste grandi corridoi longitudinali che andavano compartimentati per far posto, che ne so, al laboratorio di restauro piuttosto che al deposito, piuttosto che agli uffici, piuttosto che alle sale espositive. Quindi insieme agli architetti, e vi dico, questo è un lavoro che va fatto insieme ai professionisti, la parte teorica si condivide con chi sa gestire, diciamo, i progetti, gli edifici, con chi conosce le dimensioni, con chi ha l'occhio a posizionare le cose che vogliamo nella maniera giusta e nel posto giusto. Quindi non si può mai lasciare, diciamo, una professionalità distaccata dai contenuti, bisogna fare equipe, gruppo, condividere i progetti, i contenuti e soprattutto seguirli passo per passo, non lasciarli mai andare, ma fare tipo un guardiano che sta lì su a vigilare, diciamo, che tutto poi proceda secondo l'obiettivo che vi siete posti. Quindi abbiamo avuto, dunque, l'architetto restauratore era appunto un architetto che era stato nominato dal comune, ha fatto il restauro architettonico dell'edificio, un restauro di tipo conservativo, però potete vedere, insomma, il risultato è veramente interessante, pensando appunto a com'era, diciamo, nelle condizioni in cui versava questo lanificio, che era nato alla fine dell'Ottocento, ma che si era sviluppato architettonicamente fino al 1920 circa, quindi un edificio che ha avuto una storia importante, ma che poi è rimasto congelato dentro le mura cittadine, quindi impedito all'accesso ai tir, tutta la produzione, insomma, si è fermata proprio per l'impossibilità di accedere direttamente all'immobile, e quindi piano piano ha dismesso la produzione e poi il proprietario l'ha venduto al comune. Il restauro, come vi dicevo, è un restauro che ha previsto appunto il recupero di tutte le parti storiche di cui l'edificio si componeva, eliminando quelle superfettazioni che non avevano senso e che erano aggregati, ma aggregati, diciamo, di funzione, si potrebbe dire, senza un'importanza storica. E quindi pensando, questo è bellissimo, questa parte dell'edificio è un aggregato della fabbrica Campolmi, corrisponde all'ex tintoria e si suppone sul disegno dell'architetto Nervi alla metà degli anni 50, quindi è una superfettazione straordinaria, poi vedrete il risultato anche della biblioteca, questa è la parte, diciamo, della biblioteca.
ve la farò vedere velocemente perché il recupero è stato piuttosto interessante e ha dato voce soprattutto alla bellezza naturale di queste strutture a volta. Questa invece è la parte della fabbrica, voi vedete la zona delle antiche lavorazioni perché fortunatamente il proprietario ha conservato tutta la documentazione fotografica dei primi anni 10-20 e questa è l'attuale sala di consultazione delle riviste, è un'emeroteca, qui invece è la sala di consultazione della biblioteca e così via. Ecco, questa è la parte della biblioteca, questa invece è la parte relativa al museo. Di recente abbiamo, grazie a un progetto regionale, sviluppato una caffetteria che è il luogo di aggregazione comune della biblioteca e del museo. La caffetteria è importante in un museo, ci vuole un'area di ristoro, il visitatore va coccolato, va messo nelle condizioni di massimo comfort. Poi anche quest'area è stata diciamo bonificata e data visibilità all'unico macchinario che è rimasto, che è questa caldaia a vapore che è stata costruita in due tempi, la parte di sotto è quello che resta di una caldaia cornovaglia, un modello di caldaia diciamo che si sviluppa anche questo in Inghilterra alla fine dell'Ottocento, mentre la parte di sopra abbiamo trovato i documenti risale al 1924, momento in cui l'edificio ha avuto l'assetto attuale, cioè è sviluppato un quadrilatero su due alzate con al centro la vasca. Quindi hanno avuto bisogno di implementare l'energia per diciamo, azionare tutti i macchinari. La turbina non esiste più, non l'abbiamo trovata neanche un residuo, però insomma questo diciamo, è un po' un simbolo del nostro museo, la caldaia. Quella che produce energia, energia che noi consideriamo metafora di un'energia diciamo culturale e la volontà di fare. Questa invece è un'ala dell'edificio che era adibita in origine al magazzinaggio dei tessuti, alla confezione diciamo prima di passare alla vendita. Prima dell'acquisto da parte del comune era diventata una sorta di rimessa per aggiustare i macchinari della fabbrica, quindi una sorta di laboratorio, questo chiaramente prima del restauro, questo dopo il restauro, come vedete l'edificio ha veramente ripreso vita da un punto di vista proprio dell'architettura, con questi archi ribassati a crociera. E appena diciamo, l'ho vista restaurata, ho detto qui è il luogo ideale, siccome è l'unico edificio connotato con queste volte, quindi storicizzato da un punto di vista architettonico e con finestre non tanto grandi, a piano terra, il sole non ci batteva tanto in questa zona, dico qui ci colloco che cosa? La sala dei tessuti antichi. I tessuti sono dei manufatti come legni che sono fotosensibili, quindi sensibili all'irraggiamento solare, sensibili ai cambiamenti di temperatura e umidità, quindi reagiscono, si muovono le fibre, non sono, sebbene abbiano tanti secoli, comunque sono reattivi a questi elementi. Devo tenerli a dei parametri di umidità e di temperatura che devono essere diciamo, in linea di massima costanti, quindi devo avere degli ambienti sani e questo ci tengo a dirlo perché l'edificio, l'architettura in cui sta un museo deve essere un'architettura sana, quindi va fatto un monitoraggio climatico un anno prima che il museo possa essere lì posizionato. Noi abbiamo fatto questo report nelle varie sale un anno prima di metterci gli oggetti per vedere qual era la situazione climatica. Considerato che ci potevano essere oscillazioni di umidità in quest'area diciamo meno esposta alla luce, abbiamo pensato che un po' come in tutti i musei europei, cioè il tessile va, soprattutto il tessile antico va esposto in teca, quindi in un ambiente protetto dalla polvere. La polvere è un altro fattore di danno per gli oggetti perché lo sporco particellato si tira dietro anche tutti i fattori inquinanti che una volta a contatto con l'oggetto creano degrado. Quindi avere gli oggetti in teca per me è una tranquillità, una sicurezza.
La progettazione delle teche è avvenuta di concerto con gli architetti insieme a una ditta importante di Milano, che è la ditta Goppion, che ha fornito anche le vetrine per il Victoria and Albert Museum. Sono specializzati proprio in allestimenti museali. E queste sono teche a tenuta di polvere, con una superficie vetrata enorme e con soprattutto un'illuminazione a fibre ottiche. L'illuminazione proviene da questa parte bassa della teca, come vedete, ed è ribattuta verso l'alto. In alto, diciamo, nel soffitto della teca c'è uno specchio e quindi la luce mandata dalla fibra ottica ribatte e ricala in basso. È l'unico modo, diciamo, di poter avere teche così grandi, sono più di 3 metri, illuminate in maniera diffusa, anche se ogni allestimento, ogni singola lampadina viene posizionata o direzionata sull'oggetto. Si fa poi un lavoro chiaramente di come dire, light design sugli oggetti, che di volta in volta, ad ogni rotazione, vengono cambiati all'interno della teca. Però il sistema di gestione è semplice, soprattutto la cosa, diciamo così, innovativa che abbiamo messo a punto insieme agli architetti è la possibilità di muovere queste teche, che sono grandissime. Queste sono teche carro, ora qui non le vedete perché forse c'è troppa luce. Hanno delle ruote, naturalmente tutto è fatto secondo i canoni della sicurezza, quindi hanno punti d'appoggio, eccetera. Hanno delle ruote che si collegano a dei timoni elettronici. E con grande facilità, insieme a un'altra persona, io posso muovere la teca nello spazio e creare quindi di volta in volta allestimenti diversificati, perché una delle cose che mi piaceva tantissimo era quella di offrire al visitatore tutte le volte uno scenario nuovo, diverso, a seconda dei contenuti. Ogni teca è dotata di un kit di 7 tipi di supporti diversi, perché i formati dei miei oggetti sono diversi, da quello piccolo a quello grande, a quello in sospensione, quindi ho un apparato di supporti che mi permette di andare incontro a tutte le esigenze e di volta in volta, diciamo, i contenuti mi presentano. Se io ho tutti i tessuti rinascimentali, certamente avrò tessuti con altezze pezze che, diciamo, non superano i 60 cm, perché il telaio nel Rinascimento non poteva superare, insomma, 60-62 cm di larghezza pezza, e poi in lunghezza non lo so, può essere piccolo, grande. Quindi avere già un kit preparato sulla base di quello che avete a livello museale è importante. Anzi, prima della progettazione della teca, l'architetto mi ha chiesto: ma che supporti vuoi? Allora lì ho fatto, diciamo, delle medie statistiche per capire le dimensioni, perché poi chiaramente queste teche, siccome sono costate tanto, io le devo utilizzare fino all'infinito, fino a che non cadranno in disfacimento. Grande investimento iniziale, investimento di qualità, ma che vi dico, ad oggi io non ho avuto un problema su queste teche, né da un punto di vista dell'apparato vetrario né da quello illuminotecnico, sono tali e quali. Chiaramente le lampadine si esauriscono, allora la vice, che sono io, la conservatrice, prende il suo kit, va, apre l'illuminatore, rimette la lampadina e tutto rifunziona come prima. Quindi mi sono anche formata nel tempo nella gestione di questi materiali, diciamo, d'esposizione. Tutte le volte crea una regia diversa degli oggetti all'interno delle teche. Questa che vedete è la prima esposizione, quella con cui abbiamo inaugurato il museo nel 2003. Siccome i tessili non sono oggetti facili da valorizzare perché sono bidimensionali, solo un esperto si innamora della bellezza tridimensionale di un velluto rinascimentale, ma penso che si sia veramente quattro gatti. E quindi, per comunicare agli altri il valore di bellezza tecnica, ma anche espressiva e di design, di un manufatto antico che io mi trovo allo stato frammentario, perché oggetti confezionati rinascimentali ce ne sono veramente pochi, se ne contano una decina credo in tutti i musei del mondo, ho bisogno di ricorrere a delle immagini. Quindi per questa prima esposizione noi avevamo pensato a una regia di 7 immagini. Siccome le collezioni andavano dal periodo cristiano copto, ogni teca aveva, diciamo, un tema, tessuto del periodo cristiano copto egiziano, tessuto medievale, tessuto del primo rinascimento, del rinascimento maturo, del 600 e del 700, ogni teca erano 7 argomenti, se andava fino al 1700, era intonata ad un
ad un settore della collezione, perché era la prima esposizione, quindi io dovevo far vedere le nostre, diciamo, eccellenze, le nostre bellezze. Allora, in corrispondenza di ogni teca, è stata creata una regia di immagini che sono state tratte da documenti antichi, che ne so, le mummie, i ritratti delle mummie di Fayum per la parte copta, o che ne so, le cattedrali gotiche per la parte del tessuto medievale, insieme naturalmente alle miniature, cioè tutto quello che a livello di iconografia pittorica mi illustra il tessuto nella sua funzione originaria, o d'arredo o d'abbigliamento. Quindi, andando a fare questa ricerca di tipo iconografico e facendo una regia a loop che andava di continuo, una regia che permetteva dall'immagine, dal totale, scendere nel particolare sul tessuto, facendo comprendere al visitatore l'uso, la funzione di quel tessuto particolare in quel contesto. Quindi le videoproiezioni sono state uno strumento importante di comprensione per il pubblico della tipologia delle nostre raccolte, o perché si raccoglieva quel velluto che magari era rappresentato nella ritrattistica dei maggiori pittori del Rinascimento italiano. Questo che vedete in primo piano è uno dei nostri evergreen, io lo chiamo, perché è un tessuto del 400 che va bene in ogni mostra, perché c'ha sempre qualche cosa da esprimere questo tessuto, tra l'altro è uno anche dei più richiesti. È un tessuto del 1470-80 e da questo sviluppo a tralcio ondulante che sale in verticale, con questo motivo della pigna, è un motivo rinascimentale. Ed è un tessuto che è stato prodotto per tanto tempo, sia in ambito fiorentino piuttosto che veneziano. Lo troviamo rappresentato sia nei pittori fiamminghi, sia nei pittori veneti come Carpaccio, nei pittori appunto del Rinascimento, del nostro Rinascimento, da Botticelli in poi, insomma, ecco, lo troviamo sempre rappresentato, un evergreen, utile, mi è stato utile in tutte le mostre, in qualche modo. Quindi questa è la sala dei tessuti storici, che funziona con un criterio di rotazione. Cioè, vi voglio presentare questo criterio perché è molto importante. In un museo non si può esporre tutto quello che si ha, ci deve essere una zona di deposito in cui io vado a stoccare materiali che non sono tutti necessari a far capire a un visitatore quante tipologie di pesi di telaio ci sono nell'antichità. Quando ne ho messe due o tre, gli altri li metto in deposito, no? Le copie delle copie non sono sempre necessarie, quindi quello che non è necessario lo metto via e vado a creare un criterio di rotazione annuale o semestrale, dipende dalle disponibilità anche economiche, che mi permette di ridisegnare poi all'esposizione successiva un nuovo allestimento, un nuovo contenuto con oggetti che ho restaurato, perché chiaramente io non vado a esporre oggetti sporchi, non restaurati, che hanno problematiche conservative che non sono state bonificate per l'esposizione. Io espongo oggetti che sono stati sottoposti a pulitura per aspirazione, che sono stati consolidati, che sono in grado di tenere un'esposizione per lo meno di 6 mesi, perché gli oggetti chiaramente in certe condizioni espositive, specialmente i tessili con tanta inclinazione, non possono stare, perché si generano poi problemi di natura piuttosto grave, tipo, che ne so, l'ordito, la trama grava sull'ordito, mi si creano fessurazioni, c'è un fenomeno di deformazione del tessuto, quindi è bene che le collezioni girino di continuo, e tutte le volte che gira una collezione o un contenuto si fa un'operazione di pulitura, così che io mi troverò nel tempo, non si sa tra quanto, comunque nel tempo mi troverò tutte le mie raccolte in buono stato di conservazione, su cui è perlomeno stato fatto un primo lavoro di consolidamento. E poi questo mi dà la possibilità di spaziare nei contenuti. Una volta metto il Rinascimento, una volta metto il 600, una volta il 700, cioè ritaglio un po' i contenuti, a volte creando anche dei link con il contemporaneo. Abbiamo fatto diverse mostre che avevano contenuti comuni, sezione antica e sezione contemporanea, quindi anche divertente poi
che ne so, prendere a spunto un effetto decorativo che c'è su un tessuto antico e parlare poi di come l'industria contemporanea rivisita o rinnova questo concetto, no? Questo è un corridoio, vi ho detto lo sviluppo longitudinale, è un corridoio che noi abbiamo chiamato di familiarizzazione. Questa è la versione, diciamo, precedente all'attuale, perché appunto vi dicevo abbiamo rinnovato tutto questo apparato dovendo ruotare l'accesso del museo in virtù della nuova caffetteria, quindi dovendo cambiare l'accesso abbiamo anche cambiato l'ordine della pannellistica perché il visitatore viene dalla parte opposta. Comunque più o meno diciamo il concetto è sempre abbastanza simile. Abbiamo parlato del corridoio di familiarizzazione o area didattica, serve per mettere un qualsiasi visitatore che entra nel museo nelle condizioni di sapere più o meno che cos'è un tessuto. Poche informazioni, scritte bene, sintetiche, con immagini e oggetti che vengono fuori da questi pannelli. Quindi per far capire come si fa un tessuto siamo partiti naturalmente dalla fibra, fibre animali, fibre vegetali, fibre sintetiche, fibre di origine, di origine naturale ma poi passate alla lavorazione chimica. Quindi questo ci ha permesso ecco, di offrire questo passaggio diciamo più come dire di informazione di base al visitatore. Insieme noi abbiamo messo anche degli oggetti perché abbiamo strumenti per la tessitura come avete voi, abbiamo filatoi, abbiamo orditoi, abbiamo telai, abbiamo macchine per la granulatura della canapa, quindi abbiamo fatto interagire in questi pannelli oggetti fisici con immagini, creando quasi appunto facendo uno sforzo come se simulando diciamo quello che un'informazione di un computer di database può dare. Queste sono sempre alcune parti dell'edificio con ancora le travature originali, questa è prima che l'azienda fosse dismessa. Questa appunto la zona di Prato Città Tessile, quella che appunto abbiamo denominato Prato Città Tessile dopo il restauro, e questo è l'allestimento, anche qui abbiamo rimesso le mani ultimamente, ma l'allestimento della sezione dedicata alla storia tessile cittadina, che era importante che ci fosse una voce che parlasse della nostra tradizione. L'abbiamo diciamo organizzata per isole tematiche, partendo dal Medioevo, perché proprio a Prato si è sviluppata questa industria, la presenza del fiume, l'acqua, la possibilità appunto di avere disponibile la materia prima, quindi perché proprio a Prato, poi il passaggio diciamo al Rinascimento, il periodo preindustriale, l'industria e l'industria poi del cardato, che è la nostra tipicità. Quindi abbiamo organizzato per isole tematiche, al centro c'è una pedana che ha questi oggetti diciamo esposti come fossero dei piccoli monumenti, perché ne avevamo tante, quindi in maniera diciamo del tutto suggestiva. Questi tabelloni che voi vedete ora li abbiamo invece adibiti ad una timeline che allinea Prato con quello che è il resto del mondo, dice che cosa si faceva a Prato nel 1394, che cosa succedeva in Europa nel 1394, quindi creando questo filo che fa vivere Prato non più e non solo nella propria diciamo, sfera di interesse, ma che dialoga poi con l'Europa, dando questo nuovo profilo, questa nuova apertura. Quindi sostanzialmente in quest'area sono esposti macchinari, ha più l'aspetto di un museo demo-etno-antropologico, un po' come quello che andrete a creare voi, fatto di oggetti anche antichi, che hanno ormai la loro antichità, quindi sono oggetti che comunque risalgono all'Ottocento e che ci raccontano il processo tessile cittadino. Un'altra area che abbiamo sviluppato è quella della sezione contemporanea. Come vi ho detto, gli imprenditori hanno voluto fortemente che ci fosse una sezione dedicata.
Questa che vedete fa sempre parte del periodo pre, diciamo, pre-riforma, perché ora abbiamo cambiato anche quest'area e l'abbiamo dedicata a Prato nel dopoguerra, perché questa sezione c'era rimasta un po' compressa nel primo allestimento, quindi abbiamo fluidificato i contenuti, mentre al contemporaneo abbiamo deciso poi di impostare in un'altra maniera il contenuto, quindi lo faremo fluidificare nell'area successiva, più come installazione, perché poi alla fine rimanevamo congelati nel dover esporre in questi formati, nel chiedere alle aziende questi formati. Ed è qui che inizia, diciamo, il legame più forte col territorio. La nascita di una sezione contemporanea ha comportato anche l'attivazione di un archivio della sezione contemporanea, che si occupa di magazzinare circa un centinaio di tessuti all'anno, secondo le due stagioni, primavera, estate, autunno e inverno, che sono le stagioni in cui Prato, le aziende pratesi presentano a Milano Unica o Premier Vision o le Fiere di Berlino le proprie novità, diciamo, tessili. Ultimamente siamo andati, io e la mia collega che si occupa del contemporaneo, a Milano Unica, dove appunto tutte le aziende del distretto esponevano appunto i prodotti di ultima generazione, cioè quelli connotati da caratteristiche di fibre innovative piuttosto di look, design, trattamenti speciali che vengono fatti al tessuto, cioè quelle che avevano lavorato sull'innovazione in allineamento al fashion design, quindi in allineamento alla moda. Abbiamo visitato gli stand, abbiamo salutato tutti, perché va fatta anche un'operazione, come dire, di fidelizzazione dell'imprenditore alla struttura museale, quindi è un lavoro, come vi spiegherò oggi pomeriggio, di porta a porta. Ci devono conoscere, devono sapere chi sono, anche perché ci danno spesso tessuti che magari per loro sono un po' segretati, perché escono da processi un po' tenuti, diciamo, come dire, nascosti, segreti, e quindi non si fidano, perché poi gli imprenditori si copiano molto l'uno con l'altro, quindi è bene che le cose rimangano per un certo periodo non mostrate. Quindi noi facciamo questa selezione dalle fiere, individuiamo, diciamo, i prodotti che ci servono per documentare la contemporaneità del prodotto tessile. Quando torniamo al museo, ci siamo segnati l'articolo o siamo andati nello stand a parlare con l'imprenditore, chiediamo una campionatura di quel prodotto con la scheda tecnica e creiamo il nostro archivio, che è un archivio che, come vi ho detto, è destinato a implementare almeno 100 pezzi l'anno, sulla base di quello che viene proposto. Quindi questo poi, naturalmente, avendo un approccio così tecnico, materico alle cose, da lì ci viene a volte la voglia di sviluppare dei contenuti. C'è stata un'annata, per esempio, che gli imprenditori avevano lavorato tantissimo sul velluto, pertanto abbiamo sviluppato, ecco, una mostra sul tema del velluto, partendo dall'antico al contemporaneo, oppure che ne so, un altro anno abbiamo sviluppato il tema del jeans, del tessuto popolare, perché alcuni produttori avevano fatto delle sperimentazioni in questo settore, quindi ci muoviamo spesso in allineamento con quello che il distretto produce o propone. A volte, per esempio, vengono fuori dei tessuti, c'è un imprenditore che ha fatto una seta bellissima, un tessuto di seta accoppiato su una membrana, si potrebbe dire poliuretanica, è venuto fuori un tessuto meraviglioso, carissimo chiaramente, però tutto questo è frutto di un processo, di una ricerca che lui ha fatto per la sua azienda, ma che poi è stato premiato anche a Premier Vision, quindi ha ricevuto un premio ufficiale internazionale, quindi ci siamo fatti mandare il campione, l'abbiamo documentato, eccetera, e ci veniva in mente che sarebbe bello appunto fare, che ne so, interpellare un giovane stilista, uno stilista emergente della scuola d'Anversa. Non so se qualcuno di voi fa fashion design, ma appunto pare che la scuola d'Anversa sia quella che sforna, diciamo, gli stilisti più innovativi, ma a noi ci piaceva anche una cosa molto italiana, sinceramente, per far interpretare a questo giovane stilista questo tessuto e vedere tutte le declinazioni, sia in forma, diciamo, artistica piuttosto che di confezione a tutto tondo. Le collezioni, come vi dicevo, hanno un arco cronologico di sviluppo che
va dal periodo cristiano copto, quindi siamo terzo, quarto secolo, ma i nostri reperti sono un pochino più tardi, si va anche sul quarto, quinto secolo. Questi che vedete partendo da questo, un tessuto medievale, ora non vi sto a fare tutta la didascalia perché sarebbe un po' noioso, comunque un tessuto di manifattura lucchese, un lampasso a trame lanciate con iscrizione pseudocufica al centro della rosetta, che è molto bello, abbiamo anche qui esposto in una mostra che vi farò vedere più avanti, che parlava delle contaminazioni culturali che avvengono tra est e ovest, che avvengono in epoca storica, proprio sulla base della veicolazione dei tessuti. Il tessuto è portatore di un dizionario di segni e di simboli che transitano da est a ovest. Questo transito è facilitato proprio dalla materia stessa, materia tessile facilmente trasportabile, piuttosto che dal tappeto, anche il tappeto è un altro veicolo importante, piuttosto che la ceramica. Poi si è fatta anche naturalmente una mostra ceramica e tessuti, ci avesse a mancare qualcosa. Quella che vedete al centro invece è una scartella rinascimentale, è interessante proprio come oggetto compiuto perché è una parte di bronzo e una parte naturalmente tessile, una parte di appoggio di cuoio, un oggetto che ha fatto il giro dell'Europa proprio perché è una rarità. Probabilmente è una scarsella, una borsa che serviva per le imborsagioni, è particolarmente preziosa. Ora a noi non ci dice nulla magari, ma avere una borsa così, diciamo nel 400, voleva dire essere un personaggio molto importante, probabilmente il mazziere di una corporazione, che io credo sia quella dell'arte del cambio, perché il tessuto è araldico e questo, diciamo, questo tessuto è uguale a quello dell'arte del cambio, probabilmente serviva per le imborsagioni, cioè per le lezioni dei capitani degli organismi che lavoravano all'interno della corporazione dell'arte del cambio. Mentre poi vedete di fianco uno dei capolavori tessili delle nostre collezioni, un tessuto del Settecento, del primo Settecento, con disegno à la Revelle, è un tessuto francese che ha una quantità di lavorazioni che non vi sto a spiegare, perché il tessuto, diciamo, si esprime grazie anche a una parte tecnica che è studiata a tavolino, e questo è un tessuto che ha tantissimi accorgimenti tecnici per ottenere questo effetto naturalistico, oltre all'invenzione del disegno che sta nelle corde appunto del gusto rocaille del primo Settecento. Poi abbiamo anche tessuti o comunque bozzetti per tessuti di autori del Novecento. In basso vedete un disegno per esempio di Raoul Dufy, che oltre ad essere un pittore della corrente Fauve ha prestato la propria opera creativa anche come disegnatore di importanti case di produzione tessile francese negli anni 20. E poi abbiamo le nostre raccolte più modeste di campionari di lane, che hanno disegnature che potrebbero andare bene anche oggi, perché sono tutti disegni molto classici, sono tipo appunto lische piuttosto che chevron, piuttosto che mélange, so, tutti i tessuti che sono nell'abbigliamento capispalla da uomo anche nella contemporaneità, anzi stanno rivisitandoli molto questi effetti affilati grossi. Poi qui invece abbiamo, diciamo, una botta di contemporaneità, abbiamo in alto un tessuto lavorato al laser, più è un accoppiato, un tessuto formato da due elementi, uno tessile e uno plastico, e poi una traforatura al laser, piuttosto che un tessuto invece mal tinto e lavorato con ricami meccanici, piuttosto che un tessuto invece jacquard che riprende disegnature invece antiche, un po' tanto per darvi un'idea. Passando invece al livello di gestione, questo tra l'altro è un PowerPoint che è stato presentato anche dal mio direttore, quindi qui ci avete delle informazioni anche tecniche. Io sono, come dico sempre, sono il ministro senza portafoglio, il portafoglio ce l'ha il direttore, io curo la parte di direzione artistica e lui quella finanziaria, tutte e due le cose, diciamo, sarebbero impensabili. Comunque dal 2003 il museo è diventato fondazione pubblico-privata, con la partecipazione pubblica del comune, della provincia,
e naturalmente dell'Unione Industriale Fratese e della Camera di Commercio di Prato. Questi sono i nostri quattro fondamentali enti gestori. Naturalmente, come potete capire, le cose stanno cambiando, perché le province chiaramente sono state dimezzate, hanno mantenuto soltanto alcune funzioni, quindi non gli arriva più, come dire, linfa vitale. Idem per le camere di commercio, quindi il prossimo anno per noi sarà un anno di grandi ristrettezze che probabilmente ci porterà a lavorare più sul consolidamento interno della struttura, magari facendo attività o mostre di piccolo formato, perché prima che la regione, diciamo, possa avere il polso della situazione per la gestione di quello che gli arriverà per sanare le partecipate, perché noi siamo una partecipata, ci vorrà del tempo, perché credo che alle regioni poi ora affluisca su questo tema, siccome alle partecipate vengono meno risorse, la regione si dovrà far carico di come redistribuire le risorse che prima arrivavano, transitavano alle partecipate in una certa forma. Quindi siamo ancora in una fase di limbo in cui non si sa bene quale sarà il nostro prossimo budget annuale. So di fatto che noi abbiamo finora sempre avuto i conti, il nostro bilancio è sempre andato in pari, quindi, ma per questo siamo stati penalizzati, chissà come mai gli enti che funzionano poi diciamo ah sì, vanno bene così, non incentiviamo. Ecco, non si fa di tutto per riuscire a tenere il budget nel nostro limite, però alla fine, come dire, tutto questo non ricompensa. Ci sono musei del territorio che fanno dei buchi incredibili, gli vengono sempre risanati in qualche modo. Questo non è tanto bello, devo dire. Ma comunque, andiamo avanti. Questi sono i nostri soci fondatori, che quindi vedremo in futuro come si riallineeranno, come si riconfigureranno, insomma, queste risorse, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. È una fondazione, è la banca, diciamo, di Prato, di cui è rimasto soltanto la fondazione perché è stata assorbita dalla Banca Popolare di Vicenza. La Banca Popolare di Vicenza, che non ha lo stesso interesse a promuovere, diciamo, quello che avviene in città rispetto a quello che poteva avere prima la Cassa di Risparmio, quindi anche il budget su quello, diciamo, si è un po' asciugato. Comunque, come vedete, noi per gestire i nostri più di 4.000 metri quadri di edificio, con 7 dipendenti, una è la signora delle pulizie, perché abbiamo ormai fidelizzato con la signora delle pulizie, che è mezza biologa e lei ci fa tutti i giorni il report degli insetti, di tutto quello che trova di strano, e per me è una risorsa perché poi posso operare. 7 dipendenti più 2-3 collaboratori a progetto, nel senso, a volte ci troviamo stritolati nelle nostre funzioni, ognuno di noi fa 2-3 cose in contemporanea e durante il periodo delle mostre si sa si deve arrivare a una scadenza, per cui siamo, come dire, oppressi da 100.000 cose. Allora magari se il tirocinante di turno piuttosto che lo stagista, insomma, viene a darci una mano, volentieri prendiamo anche dopo attento colloquio, naturalmente, perché si cerca sempre persone un minimo che abbiano anche come dire, un interesse particolare alla materia, oppure collaboratori a progetto, generalmente sono per la durata di un anno, ma noi si cerca di, abbiamo trovato delle persone veramente, come dire, valide, e si cerca di tenerle più possibile, avvinte a noi, in attesa che, non so mai se si verificherà, ma in attesa che il nostro budget ci possa consentire di assumere a tempo indeterminato, perché siamo un museo che ha necessità di avere più personale, perché, come vi ho fatto vedere prima, da 250 metri quadri ne abbiamo 4.000, e siamo sempre gli stessi, e quindi la quantità di lavoro è cresciuta, perché facciamo anche non soltanto mostre ma eventi che vanno seguiti, e non si può lasciare, diciamo, le persone che organizzano un evento in balia di se stesse, vanno sempre seguite per sapere come funzionano gli impianti, la sicurezza e tutto il resto, quindi molto del nostro tempo è anche dedicato a fare sopralluoghi insieme agli organizzatori di eventi all'interno del museo. Quindi il lavoro è cresciuto,
Ci servirebbe personale, ma per ora il nostro budget non ce lo consente, perché a livello di manutenzione, perché un museo va gestito bene a livello impiantistico, mi raccomando, vanno fatte tante manutenzioni ordinarie, sia sugli impianti di climatizzazione, sugli impianti di illuminazione, sulla gestione dei computer, perché chiaramente ci vuole un'informatica, a volte risolve problemi diciamo più grossi di quanto possiamo fare noi, perché anche tra il nostro staff c'è una persona più vocata a questo, quindi lei magari cose le fa, però se c'è da cambiare un router o fare dei miglioramenti al nostro server, insomma ci vuole un informatico d'appoggio, quindi tutto questo chiaramente ha dei costi nel corso dell'anno, che noi registriamo accuratamente. Ora stiamo mettendo a punto proprio un piano della sicurezza che verrà anche pubblicato su internet, perché ci stiamo lavorando con tanto impegno insieme a un ingegnere di Torino, perché ci teniamo appunto a avere proprio degli strumenti da comunicare che siano proprio negli standard museali, quelli che vengono appunto promossi appunto come standard di qualità. Molte delle nostre risorse, quelle ci permettono diciamo invece di fare mostre, provengono anche da un'altra attività che il museo fa e che è difficile e complesso da gestire, perché bisogna saperli fare, ci vuole poi una persona che segue la parte amministrativa, sono i progetti europei. I progetti europei sono utili per tante cose, innanzitutto di solito il nostro personale gira in questi progetti europei, chi per una funzione, chi per un'altra, chi per comprendere una realtà produttiva in movimento, chi piuttosto per vedere le pratiche di comunicazione, chi per gli aspetti didattici, insomma tutto lo staff è coinvolto in questi giri, non è soltanto il direttore che si muove, anzi il direttore si muove soprattutto quando c'è da fare questi meeting sul budget tra i vari componenti diciamo, del progetto, e poi tutto lo staff si muove a seconda del, diciamo, del caso, no? Del focus che andiamo a sviluppare all'interno di ogni progetto. Quindi spesso giriamo, ci confrontiamo con i nostri colleghi diciamo europei, in modo particolare abbiamo un feeling con l'università, la Winchester School, a Winchester, l'università con cui abbiamo fatto un paio di progetti, con il Victor and Albert, anche lì siamo pappa e ciccia, si fa ogni tanto scambi insomma di professionalità. Poi un altro museo importante spagnolo catalano è il Museo du Textil di Terrassa. Terrassa era un distretto tessile importante, poi sfortunatamente lì il distretto è morto, e quello che dico sempre io, fortunatamente il nostro distretto è calato, ma sono tutti vivi, cioè nelle aziende sono ancora la produzione è ancora viva, mentre in tante realtà tessili europee questo è cessato, come in realtà come Verviers, Roubaix, Terrassa, Sabadell, erano centri d'eccellenza della produzione nella prima metà del Novecento, e poi adesso non è rimasto più niente. Quindi per loro anche il museo ha un'altra valenza rispetto alla nostra. Noi abbiamo il polmone della contemporaneità, che per noi è un ossigeno continuo. Ci dà input l'essere legati a un distretto ancora in vita, ci dà proprio energia. E quindi abbiamo stabilito questa bella rete di rapporti europei, abbiamo mappato anche tutti i musei europei che hanno collezioni tessili, perché è necessario, quando ho un problema anche io di attribuzione, che ne so, c'è il museo di Amsterdam, c'ha delle cuffie rinascimentali, scrivo alla conservatrice e dico ma me le mandi due fotografie per capire come sono le sue, a livello diciamo sia di contenuti, a volte a livello anche semplicemente di progetti educativi, per esempio quelli di Victor and Albert hanno dei bellissimi programmi didattici che tra l'altro sono abbastanza allineati con i nostri, sia per fascia di età, anche per durata, per caratteristiche anche di lavoro sulle collezioni che hanno, perché hanno una straordinaria collezione tessile, oltre ad avere migliaia e migliaia di altre cose.
E quindi ecco, vi dico, molte delle entrate vengono anche dalla gestione dei fondi dei progetti europei, che è un po' più d'ossigeno, se non altro ce lo portano. No, dimmi se quando io ho ancora tanta roba da dire. Allora, poi ci siamo, quindi con quale finalità ci muoviamo? Le finalità del museo naturalmente sono quelle di conservare, valorizzare e accrescere il patrimonio, quindi un museo non finisce mai con una collezione ma continua a implementarle. Questo può avvenire da un'azione spontanea di un donatore o da un fenomeno di acquisizione, perché il museo se ha un minimo di risorse che gli provengono per esempio da un'associazione come abbiamo noi, Associazione Amici del Museo, che sono quasi tutti i nostri dinosauri, sempre gli stessi sono alla fine, gli imprenditori ex allievi dell'Istituto Buzzi piuttosto ecco, che imprenditori in pensione, hanno una quota associativa e durante l'anno si riesce a ricavare piccoli budget che vai, via via andiamo a indirizzare sull'acquisto magari di libri campionario o di tessuti di designer dell'Ottocento o del Novecento, che è una parte che magari a noi ci rimane più scoperta. A volte, per esempio, gli antiquari stessi che contattiamo sono disponibili a essere flessibili sul costo, cioè loro mettono la loro quota, dice sì, ci fa piacere che al museo pervenga questo oggetto, quindi anche loro contribuiscono, diciamo, nell'azione di acquisto delle cose. Quindi facciamo acquisti piccoli, naturalmente, a volte per comprare il pezzo da 90 ci vuole tanti soldi, quindi si rimane sempre, diciamo, su un profilo medio, piuttosto che donazioni. Mi telefona la signora di turno oppure l'azienda di turno, sono fantastici, domani noi si butta tutto nel cassonetto, venite a vedere quello che vi interessa. Quindi con, diciamo, poca tempestività, però lì si fa un sacrificio, si piglia, si va per amor della cultura, magari va via un libro campionario che è un pezzo della nostra storia, ci dispiace, quindi si va a fare questi sopralluoghi, si va a verificare se il materiale ci interessa, si documenta, si fa un atto di donazione, abbiamo anche un modulo, un atto di donazione, c'è una scrittura privata in cui si testimonia che appunto il donatore Tizio Caio ha donato. L'oggetto in questione c'è un allegato dove c'è la fotografia, la datazione dell'oggetto e naturalmente l'oggetto viene registrato con un numero di inventario che viene dall'anno di ingresso dell'oggetto, la sequenza della donazione all'interno dell'anno e poi un suo numero progressivo. Quindi che ne so, se è il 2014 sarà 1401, se è la prima donazione che affluisce al museo in quell'anno e 01, 02, 03 poi sono i numeri progressivi degli oggetti correlati. E poi quando si va a fare la didascalia si tiene memoria di come il donatore ha voluto che questo venisse in qualche modo testimoniato, quindi donazione di cecchi, oppure se vogliono una titolazione si accetta anche la titolazione e così via. Quindi il patrimonio del museo cresce e chiaramente pensate che non potete esporre tutto. Ogni tanto viene qualche persona, qualche donatore che dice: ma l'avete messo fuori per gli aspetti, la prossima rotazione, dicevo pazienza, ma prima o poi vi si accontenta tutti, perché tutti poi vogliono vedere il proprio oggetto esposto, no? Vogliono che ci sia comunque un minimo di visibilità anche per il gesto che hanno fatto, no? E se sono donazioni importanti, si arriva a fare anche comunicati stampa, presentarli al pubblico, ai media, perché magari la donazione è di rilievo. A volte, se sono piccoli oggetti, chiaramente si cerca di metterli nelle rotazioni, via via si avverte poi il donatore, guardi, alla prossima si mette il suo oggetto, è tutto contento, viene, vede il suo oggetto esposto ed è felice. Quindi a tutti va data soddisfazione. Poi quindi politica di acquisizione e acquisizione attraverso donazioni e acquisti. A volte c'è stato il caso di comodato gratuito, vale a dire che una persona ti dà un oggetto, però ne rimane proprietario, te lo dà per un periodo di tempo, ma spesso succede che poi questo periodo di tempo è senza tempo.
Pertanto i nostri depositi non sono così capienti, a me mi si affollano ad oggetti dati incomodato, ma che poi noi di cui non siamo proprietari, quindi ho messo una postilla nell'atto di comodato in cui si dice, perché va fatto un atto anche per questo, che se entro 2 anni non ritirano l'oggetto, l'oggetto purtroppo diventa di proprietà del museo. E questo è, gli va fatto notare, è tutto netto, che sappiano appunto quello a cui vanno incontro. Quindi un'altra mission, che è diciamo quella con cui si è costituito il museo, è proprio la mission educativa, quello di essere un museo a servizio della formazione dei giovani, ma di chiunque poi voglia sviluppare un progetto che nasce dalle nostre collezioni. Spesso abbiamo per esempio degli imprenditori o degli textile designer che devono fare una collezione e mi chiedono, dice, sai, mi faresti vedere la fototeca perché devo fare un lavoro sul Rinascimento e quindi mi serve di consultarli così volentieri. A volte può succedere che magari vogliono vedere invece i campionari delle aziende pratesi contemporanee, diciamo non contemporanee ma dei primi del Novecento, per vedere degli effetti di filato che ora non si fanno più. Quindi io gli seleziono il materiale, il designer lo studia, fa delle foto perché chiaramente gli servono di lavoro e quindi in cambio noi non chiediamo niente, ma a volte sono loro che ci portano anche dei pezzi del prodotto nella loro azienda, quindi a noi ci fa più che piacere creare, ecco, anche questo momento, come dire, di sinergia che si crea fra museo e l'azienda, perché dentro l'azienda c'è sempre uno stilista, un designer che sviluppa la collezione, quindi è un altro momento di aggregazione di link con il territorio. L'obiettivo quindi è educativo, preservare e promuovere la cultura tessile senza limiti temporali o geografici, quindi non ci poniamo non restringiamo gli argomenti a nessuna categoria particolare, per cui abbiamo in collezione anche tessili o abiti di culture estereuropee, abbiamo tessili cinesi, giapponesi, indiani, africani, quindi tutto ciò che può essere utile anche per aprire così la mente ad altri tipi di cultura tessile o altri disegni, testimonianze di design tessile, ecco. Poi vi dico anche contemporanee, perché si colleziona anche la contemporaneità, e di essere soprattutto l'interfaccia culturale del distretto produttivo tessile, di rappresentare diciamo l'aspetto culturale che sta dietro alla produzione, sia come diciamo ente che conserva la memoria, ma anche che può essere da stimolo o da centro di ricerca e documentazione per il distretto. Come vi dicevo, siamo centro di documentazione nel momento in cui qualcuno viene a fare ricerche da noi, a consultare la nostra biblioteca, a studiare le nostre collezioni. Siamo un'interfaccia culturale per quanto riguarda la memoria, perché si conserva la memoria storica delle produzioni tessili antiche, ma promuoviamo anche la contemporaneità, quindi spesso si usa un linguaggio che si esprime attraverso l'arte contemporanea per diciamo, mostrare come diciamo, l'immagine di un prodotto nasce da tante cose. Chi fa gli studi di stile, allora qui si entra un po' nello specifico, ma chi presenta diciamo, le tendenze mode, tendenza moda di una stagione, è qualcuno che lavora su concetti che, non hanno, che sono scostati dalla realtà, pensando ipoteticamente che tra un anno le cose che andranno le superfici che andranno di moda saranno superfici che evocano diciamo, la ruvidità piuttosto che la leggerezza, che si ispirano, che ne so, alle texture bizantine piuttosto che quelle orientali. Cioè chi fa studi di stile sono le grandi menti, io li chiamo un po' i filosofi, che intercettano nell'aria, chiusano nell'aria quelli che saranno gli sviluppi della cultura e del look e dell'immagine l'anno successivo. E sono importantissime, perché poi tutto questo che avviene a livello teorico, lo studio delle tendenze, poi si traduce in un prodotto.
e la traduzione in un prodotto avviene nella realizzazione di una collezione, che può essere, che ne so, ispirata ai jeans consumati, strappati, ai tessuti rotti, piuttosto che ai ricami, piuttosto che al Rinascimento, piuttosto che al Settecento e così via. Quindi in questo senso anche noi a volte abbiamo proposto l'arte contemporanea come diciamo punto di riferimento per eventuali declinazioni nel design. Il distretto com'è configurato? 7.000 aziende, più o meno di 7.000 aziende nel settore del tessile e dell'abbigliamento, 3.000 sono tessili e 3.000 confezioni con titolari cinesi, perché ora i cinesi, diciamo, hanno, che sono una grossa fetta della popolazione presente a Prato, hanno soprattutto occupato il settore della confezione, una parte della filiera che a Prato mancava, perché si arrivava, diciamo, alla produzione del tessuto, ma non c'era poi, diciamo, il passaggio alla confezione. Quindi i cinesi residenti a Prato hanno sviluppato la confezione, sono stati molto molto intelligenti, alcuni anche parti della filiera, altri invece si sono direzionati più chiaramente sulla confezione. Le aziende occupano circa 3.000 addetti e si produce filati, quindi il filo, perché la materia prima in realtà può venire anche da altre parti del mondo, il cotone, la lana, non è detto che vengano dall'Italia, ma spesso sono importate dall'estero, poi però vengono lavorate sul territorio, tessuti per abbigliamento, arredamento, edilizia e usi speciali. Prato infatti, siccome chiaramente ha tantissima concorrenza sulla produzione dei tessuti per abbigliamento, sta sviluppando ultimamente dei prodotti che servono per usi speciali. Ci sono delle aziende che fanno ricerca e la fanno a dei livelli molto alti, che hanno messo a punto per esempio tessuti per lavori speciali, come per esempio chi svolge lavori in fonderia, quindi i tessuti devono avere determinate caratteristiche di resistenza al calore, oppure tessuti che hanno resistenza all'abrasione, tessuti che hanno invece caratteristiche di essere antiproiettile, cioè tessuti per usi speciali o per usi tecnici. Anche tessuti che stanno nelle vostre scarpe da ginnastica probabilmente sono fatte a Prato, perché sono traspiranti, permettono la traspirazione del piede e comunque quindi non fanno un effetto condensa. Quindi tante diciamo, stoffe di uso tecnologico vengono concepite a Prato con naturalmente sperimentazione. Ci sono anche tessuti di uso medicale, per esempio nella ricostruzione di alcuni organi vengono realizzate delle reti di supporto che poi chiaramente vengono riassorbite dall'organismo, ma che hanno una base tessile, oppure tessuti con nanocapsule, queste per l'estetica, lo dico alle signore, ci sono delle tutine anticellulite fantastiche, che vengono dotate di nanocapsule, queste sono tutte, diciamo, da ginnastica, sono tipo appunto pants che si indossano per azione di sudorazione e sfregamento. Queste nanocapsule si aprono e rilasciano il prodotto sulla pelle, oppure per l'idratazione lo stesso principio. Una volta lavati poi questi tessuti ci sono dei prodotti che vengono, diciamo, inseriti in lavatrice insieme durante la fase di lavaggio, e i tessuti si ricaricano di nanocapsule, quindi si rigenerano e riproducono lo stesso effetto. Quindi queste cose meravigliose. Poi ci sono tessuti antivento, ma traspirante antivento, che quindi hanno doppia funzione. Oppure che mi viene in mente, tessuti che vengono usati nell'edilizia. Quella specie di falde compatte che si usano sia per insonorizzare gli ambienti piuttosto che per coibentare gli ambienti. Molta della bioarchitettura di oggi si fonda su materiali che vengono concepiti anche da noi, che vengono prodotti anche da noi. Quindi tutta una serie, una categoria, dei filoni, diciamo,
della produzione che finora Prato non aveva conosciuto e verso cui si sta dirigendo. Oppure la produzione del cardato a basso contenuto di CO2, perché l'industria del cardato produce anche inquinamento, quindi hanno studiato un sistema per abbassare il livello di inquinamento della produzione tradizionale pratese che è sul cardato. Oppure tessuti per lo sport, certi costumi da bagno, abbiamo fatto una mostra molto bella, ora mi pare nel 2008, sui tessuti che lo sport utilizza, per esempio appunto come tessuti a traspirante antivento per lo scivolamento in acqua, famosi costumi da bagno, no, che vennero fuori alle ultime Olimpiadi, non l'ultima, ultime, alle penultime, insomma, che permettevano un maggiore scivolamento in acqua perché erano senza punti di cucitura, quindi era tutto un brevetto, era stata fatta apposta per arrivare all'ottimizzazione di tutto questo. Oppure ci sono aziende che producono macchinari tessili, oppure servizi avanzati, per questo si intende appunto istituti di ricerca, quindi fate conto di laboratori di chimica piuttosto che laboratori meccanici che aiutano le aziende a mettere a punto la qualità dei prodotti. Quindi ci sono anche dei settori di logistica molto sviluppati. Ecco. Prato, come vi dicevo, si è dovuta ultimamente proprio riconvertire a questo settore un po' più scientifico e tecnologico, perché quello della produzione tradizionale naturalmente non era più competitivo. I cinesi vendono alla metà del costo dei tessuti prodotti nelle nostre aziende. Quindi, come vi dicevo prima, sia che la sezione contemporanea che quella antica sono sottoposte a processo di rotazione, anche nella contemporanea, questo perché tutto è legato, diciamo, al fatto che primavera, estate, autunno e inverno sono due stagioni che nella moda si alternano, quindi anche la sezione contemporanea vive, ecco, secondo questo respiro, sebbene ultimamente in realtà si stava facendo un altro tipo di ragionamento, cioè siccome hanno poco appeal questi tessuti contemporanei, perché non sono confezionate, si voleva trovare una modalità, diciamo, più creativa di esporli, cioè esporli nella forma della fiber art o nelle forme dell'arte contemporanea, cioè creando degli allestimenti ad hoc di volta in volta su contenuti speciali. Che ne so, si va a esporre le garze di ultima generazione, cioè dei tessuti fatti a garze dell'ultima generazione, si trova un linguaggio per esprimere quel filone lì, piuttosto che avere una galleria che forse a un visitatore che non sa nulla di tessile contemporaneo dice e non dice, racconta o non racconta. Quindi l'idea è quella di indirizzare di più l'attenzione su, magari fare dei focus mirati su alcuni tipi di prodotto che stanno prendendo campo, però esponendoli in maniera totalmente artistica e creativa, proprio forse affiancandosi anche ad un artista contemporaneo. Dal 2009 invece abbiamo acquisito quest'altro spazio, è stato un premio, abbiamo vinto anche questa, che è bellissimo, ha ancora queste capriate in metallo di fine 800 e un soffitto a mattoni nella parte dietro appunto alle capriate, una sala molto suggestiva dove siamo andati a sviluppare una mostra che mi è costata, diciamo, 2 anni di vita in collaborazione con l'Hermitage, un museo prestigiosissimo. Mi sono sentita veramente onorata di condividere con loro un contenuto che era all'inizio ci è stato proposto, diciamo, senza essere ritagliato sulle nostre esigenze. Era stata proposta una vaga mostra su arazzi dell'Hermitage, confidando nel fatto che l'arazzo dell'Hermitage di per sé potesse essere un elemento attrattivo. Con tutto il rispetto, d'arazzi ne abbiamo tanti anche alla Razzeria Medicea a Firenze e certamente la qualità sarà stata in alcuni casi anche molto più alta quella dell'Hermitage, però
mi pareva un contenuto su cui noi non avevamo lavorato, perché l'arazzo è una tipologia di oggetto che noi non conserviamo in collezione, lo restauriamo perché le nostre restauratrici ora hanno un corpus d'arazzi che viene da un'altra soprintendenza al restauro, e però non era un contenuto che secondo me stava nelle corde di questa sinergia che si poteva creare invece sulle collezioni tessili, perché all'Hermitage hanno di tutto di più, da sicuro, dall'archeologia in poi di un contenuto hanno tutto, quindi insieme alla responsabile del settore tessile dell'Hermitage, Tatiana Lekovic, abbiamo invece sviluppato un bellissimo progetto che riguarda le relazioni intercorse tra l'Italia e la Russia dal Medioevo fino a Pietro il Grande. Che sono, diciamo, abbiamo studiato tantissimo, ma le abbiamo trovate soprattutto sulle rotte commerciali di Caffaettana, che sono due città che si trovano diciamo al crocevia della Via della Seta, dove i nostri mercanti alla fine del 200, i nostri mercanti veneziani piuttosto che fiorentini, avevano delle residenze fisse e commercializzavano prodotti occidentali scambiandoli con quelli orientali, quindi, oppure contatti con i mercanti che venivano a portare pellicce dalla Russia e le scambiavano con tessili. Su questi crocevia infatti si sono create queste relazioni che hanno permesso poi ad alcuni architetti italiani di andare, diciamo, a Mosca e progettare, come sapete, il Cremlino, le mura del Cremlino, molta parte dell'architettura del Cremlino è appunto frutto della competenza italiana. Quindi ecco, questo argomento, partendo dalle relazioni Russia-Italia, un argomento infinito, vi assicuro, e non facile da dirimere per tutti i periodi storici che avevamo a disposizione, è stato veramente interessante. Quindi abbiamo selezionato pezzi loro, pezzi che venivano dal Museo Statale sempre di San Pietroburgo. Poi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Elena Gagarina, che è la direttrice del Museo del Cremlino, che è la figlia di Gagarin, perché nelle istituzioni russe per filiazione, diciamo, c'è questo passaggio, come dire, di competenze. E quindi ecco, con questi musei abbiamo fatto un bellissimo lavoro, prendendo dei pezzi che vi dico sono veramente stratosferici, sono della Chiesa ortodossa, chiaramente loro hanno la Chiesa ortodossa, però le stoffe in tanti casi erano stoffe italiane inviate dai nostri mercanti, acquistate dagli zar e di una qualità che noi, diciamo, non ce lo potevamo sognare, perché spesso erano su committenza e quindi stracariche di filati metallici e così via. Quindi un contenuto bellissimo, che è stata una mostra che però aveva, vi posso dire, un budget di tutto rispetto, ci è voluto tutto fino all'ultimo centesimo, ma ecco, abbiamo avuto un bel riscontro di pubblico. Era organizzata questa su tre aree: la sala storica, la sala delle mostre temporanee e l'altra salone, che è adibita ad eventi, quindi su tre sale. Poi abbiamo anche fatto delle mostre invece molto più divertenti sull'arte tessile contemporanea, che si esprime attraverso il feltro, per un evento che si chiamava Feltrosa. Gli artisti hanno lavorato di tutto il mondo, queste venivano da tutto il mondo, hanno lavorato su un tema che è The Climate is Changing, il tempo sta cambiando, il clima sta cambiando, quindi uno aveva interpretato la pioggia delle rane, che vedete sono questi oggettini fluttuanti per l'aria, insomma ognuno si era espresso chiaramente interpretando questo contenuto, fino ad arrivare alla mostra di cui si parlerà dopo, che è il Museo e Tutto, che è stato un banco di prova interessante, perché abbiamo trasformato il tessile in qualcosa di diverso, ma di questo sospendo la narrazione. Abbiamo una bellissima offerta formativa che va dall'età prescolare, con semplici rappresentazioni teatrali, tipo il teatro dei burattini, che interessa appunto l'età
prescolare o di avvicinamento alle fibre, alla conoscenza del tessuto fino all'università. Quindi sono ritagliate un po' secondo quelle che sono le esigenze formative. Con l'università, per esempio, si sviluppano anche dei laboratori speciali. Generalmente sono università che hanno anche dipartimenti di progettazione, fashion, textile design, quindi si va a fare dei laboratori oppure delle lezioni ritagliate su questi contenuti. Poi il corso può essere anche soltanto sulle fibre tessili, può essere sulla stampa, può essere un approfondimento appunto sulle tecniche della tessitura, quindi ci sono tanti varie tipologie che l'insegnante sceglie, perché noi pubblichiamo un librettino tutti gli anni che inviamo alle scuole sia per via informatica che su cartaceo, dove facciamo tutte le nostre proposte, offerte formative e via via ci sono delle schede di adesione che arrivano nella nostra sezione dei dati che vengono poi processate e organizzato un calendario. Ultimamente l'ultimo sviluppo diciamo del museo è quello di ragionare a sistema. Infatti diciamo il nostro direttore insieme diciamo ai dirigenti del comune di Prato sta mettendo a punto una logica di strategia di sistema museale, un po' perché tutti i musei nella nostra città sono in sofferenza, hanno tutti delle difficoltà economiche obiettive, quindi fare rete ora come mai diventa una necessità e anche un sistema di ottimizzazione delle risorse, quindi si sta generando un sistema museale in cui diciamo tutti i musei, che è difficile da mettere insieme perché hanno amministrazioni diverse e formazioni gestionali diverse, però tutti i musei tentano di ragionare in allineamento sui progetti formativi e didattici per le scuole, quindi cercando di evitare sovrapposizione di contenuti tra un museo e l'altro, perché è inutile se uno fa una cosa e lo facciano uguale da un'altra parte. Ecco, avendo più o meno degli operatori in grado di andare a fare attività in tutti i musei coinvolti, nei musei coinvolti nel sistema, e appunto cercando di ragionare soprattutto in una logica di rete, pensando anche alla possibilità di spalmare un contenuto che a me mi viene bene nel fashion, però può essere declinato in un altro museo in maniera diciamo diversa, quindi di mettere anche a dialogo sui contenuti le diverse istituzioni, diverse anche proprio per tipo di oggetti che conservano. È una cosa che richiederà del tempo, perché non è facile poi gestire i rapporti con istituzioni che hanno patrimoni diversi, amministrazioni diverse, sistemi di gestione diversi anche della didattica, però è un lavoro che, in cui noi siamo diciamo, un po' protagonisti, perché siamo stati un po' i primi a sviluppare certi tipi di attività, quindi il Comune ci ha coinvolto a tutto tondo per cercare di accordare i toni fra le istituzioni sui diversi piani che si pongono di convivenza di tutti i musei all'interno di un sistema. Direte voi tanti auguri, ma ecco, secondo me ora è l'unico tipo di logica che permette a una città anche di ottimizzare le proprie risorse in questo settore. C'è tanto da lavorare sul turismo, perché diciamo il Comune di Prato credo debba sviluppare una cultura del turismo che forse non c'è mai stata. Noi siamo una città di lavoro che mai avrebbe pensato di doversi riconvertire a un'industria del turismo, però ora ce n'è bisogno, obiettivamente ora che l'industria tessile non è più il motore portante dell'economia, c'è bisogno di un indotto che proviene dal turismo, quindi c'è tanto bisogno di lavorare sulla promozione, intercettare quel turismo che a Firenze arriva in una maniera quasi sfacciata, indiscriminata, vi giuro l'altro giorno non era possibile neanche camminare per le vie del centro da quanti turisti ha a Firenze, magari non conosce la città accanto, non sa che nella nostra cattedrale c'è un ciclo d'affreschi
dipinto da Lippo e da Paolo Uccello, non conosce, diciamo, anche le bellezze della nostra, che abbiamo un castello federiciano, quindi anche voi, è il secondo del centro Italia, insomma, un castello molto bello, quindi abbiamo cose da promuovere anche a livello enogastronomico, cioè abbiamo tutti i vini d'eccellenza nella zona di Carmignano, insomma, una produzione di altissimo livello. Quindi il lavoro da fare è tanto, quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e pensare in logiche, ecco, un po' più allargate, per un'offerta turistica che sia anche differenziata da quella fiorentina. Di solito quella fiorentina fa queste fulmanate di giapponesi, in 3 secondi visitano gli Uffizi, in 2 l'Accademia e in 1 minuto il Duomo, e lì hanno finito e ritornano a casa, felici e contenti di aver visto cose diverse, ma non si sa bene cosa. Quindi va lavorato tantissimo su questo motore. E pertanto vi dicevo che quest'anno, per esempio, il libretto didattico lo si è condiviso con tutti i musei del sistema. Quindi non abbiamo fatto soltanto un libretto didattico nostro del museo, ma è un libretto che mette insieme le offerte formative degli altri musei, anche degli altri musei. Questi, per esempio, erano dei laboratori di stampa, avevamo preso un modulo rinascimentale e ricreato un abito, quindi un'azione ludica anche di divertimento per far capire ai ragazzi come si va a costruire poi una confezione d'abbigliamento, quindi tenendo presente l'altezza pezza, no, di un tessuto, come nel Rinascimento venivano affiancate l'una all'altra per ricreare il modulo decorativo. Questa sono io con i guantini, che questi sono un gruppo di studenti della St. Martin School di Londra che fanno appunto textile design, e ci hanno chiesto appunto una visita sulle nostre collezioni, quindi ho selezionato alcuni pezzi rinascimentali e in questo momento glieli sto spiegando da un punto di vista appunto tecnico e decorativo. Alcune volte appunto abbiamo fatto laboratori pratici per adulti che vanno dal ricamo piuttosto che alla pittura su stoffa. Questa signora giapponese è bravissima, voi la vedete, è una pittrice, cioè è una maestra di pittura Yuzen, la tecnica Yuzen è una tecnica raffinatissima, una pittura su stoffa che si fa su kimono di pregio, ma sono dei lavori meravigliosi. Ha fatto appunto diversi laboratori da noi, oppure, come vi dicevo, ricamo. Poi l'importante è l'attività di coinvolgimento, perché questo è un aspetto su cui la nostra regione sta spingendo tanto, cioè di fare attività laboratoriali che coinvolgano bambini e famiglie insieme, momento, diciamo, ludico, laboratoriale che tutta la famiglia condivide. Questa è una cosa da fare anche di sabato, di domenica, quando le famiglie sono un pochino più libere. Chiaramente sono cose semplici, ma che comunque richiedono la presenza del genitore, perché il genitore deve essere sempre presente, partecipa, condivide questi momenti, diciamo, anche di divertimento, di studio, di creazione anche di piccoli oggetti con i figli. Poi abbiamo fatto anche delle cose molto divertenti, non mi scappa da ridere a vedere Carlo in diapositiva. Dunque, questo è un insegnante del Polimoda, è bravissimo, è insegna stampa e fa laboratori creativi proprio per questa scuola di fashion design che è a Firenze, una delle più importanti. E con lui, per esempio, quando abbiamo fatto la mostra sul jeans, abbiamo fatto un laboratorio su come personalizzare i propri jeans in maniera creativa. E quindi lui dava degli spunti, partendo appunto, ognuno si doveva portare il proprio paio di jeans, i propri jeans preferiti, e ci andava a fare situazioni creative come pittura, rammendi, strappi, insomma, insegnava come rendere ancora più personali questi capi d'abbigliamento. Questo lo facciamo, diciamo, con questi contenuti si lavora in maniera anche molto divertente. Poi naturalmente c'è anche una parte di spettacolo. Quando abbiamo fatto, per esempio, la mostra in 3C mediterranei, che era proprio sul fatto del tessuto come veicolo e di concetti e culture
e elementi simbolici che traslano da una cultura all'altra, eh? Intrecci mediterranei ci ha dato la modo anche di attivare tutta una serie di eventi tra, perché avevamo dei tessuti Iran-Iraq, quindi tutto sulla cultura safavide, oppure è stato bellissimo un concerto di lettura di poesie di Khayyam, che è un autore, non so se lo conoscete, un autore iracheno, bravissimo, di periodo medievale, e i nostri tessuti. Abbiamo fatto una conferenza tra letteratura e tessile. Poi abbiamo fatto anche spettacoli di danza, perché questo ci portava chiaramente anche a dare risalto ad un'altra arte importante, veicolo culturale, che è la danza. E quando c'è possibilità si fa un evento di danza. Per esempio, la prossima mostra che abbiamo è su ricami e merletti di una collezione, sono 1500 pezzi, sto diventata pazza per selezionarli, ma che spaziano dal Rinascimento fino ai primi del Novecento. C'è molti ricami, trine ad ago, a fuselli, quindi tecniche anche molto complicate, che hanno questo aspetto appunto a traforo, e abbiamo associato questa tecnica per esempio al tango, e faremo una serata, una milonga, lace and tango, merletto e tango, anche perché nel look del tango il merletto è un elemento interessante, quindi faremo anche nail art con unghie a merletto piuttosto che tattoo o body art, insomma ci divertiremo un po' portando anche questa immagine del merletto dentro un evento, sotto varie forme. Poi un'altra cosa che abbiamo fatto per i giovani, perché noi ci si tiene che questo museo sia frequentato da gente, da creativi. In occasione della mostra su Tayat, che è stato l'inventore della tuta, cioè è colui che ha brevettato la tuta come capo d'abbigliamento unitario, secondo tutta una filosofia particolare, non vi sto a raccontare, è quello che si vede nella diapositiva, un personaggione, nel 1920 lui pubblica sulla Nazione il cartamodello della tuta, questo capo d'abbigliamento rivoluzionario, come farà poi anche Rodchenko in Russia, erano gli abiti tutt'uno, no? Tutt'uno unitari, che servivano sia per lavoro che per portarsi fuori. Abbiamo fatto un concorso che si intitolava Tuta Award, selezionando 200 progetti da tutta Europa e mettendo i progetti di Tayat online, quindi rendendo disponibili le immagini eccetera, lavorando sul concetto che c'era dietro alla tuta, i ragazzi delle scuole di fashion design poi producevano dei progetti cartacei ma anche concreti. Alla fine ci sono pervenuti tutti i progetti, quelli cartacei, abbiamo fatto una selezione ridotta a 50, poi infine a 20, abbiamo selezionato i miglior 20 progetti che c'erano pervenuti, perché dovevamo fare un'azione di restyling, di re-editing, rivivere questo capo d'abbigliamento unitario nella contemporaneità. Quindi abbiamo esposto i 20 selezionati e abbiamo premiato i 3 con un assegno, che il primo premio tra l'altro l'abbiamo avuto da Patrizia Pepe, sapete, è un marchio conosciuto che è vicino a noi, anche fisicamente, insomma l'azienda è vicino a Prato, che è stata carinissima, è venuta, è stata contenta di collaborare a questa iniziativa, e questi tre ragazzi, che venivano, uno, il primo premio veniva dall'Accademia di Roma, dopo questo passaggio hanno avuto occasione di lavorare in brand importanti, siamo molto contenti, alcuni se lo sono fatto per conto suo il brand e stanno decollando nel settore della moda, e questo ci fa tanto onore e tanta fierezza. Ecco. Poi in un'altra occasione sempre abbiamo fatto un Play Trend Contest, qui però era un po' diversa, era un lavoro che si faceva con le scuole di moda, che dovevano fare dei laboratori all'interno dell'azienda del distretto, selezionare i tessuti che gli interessavano e con l'azienda del distretto rielaborare dei capi d'abbigliamento. Idem anche con il Cardato Contest, la stessa cosa, cioè
abbiamo coinvolto le scuole e abbiamo fatto lavorare su questo materiale particolare, su questo tessuto particolare che è il cardato, che è il nostro tessuto, diciamo, tipico. Poi naturalmente questi sono tutti progetti europei che non vi sto a raccontare, che abbiamo fatto partendo dal 2003, un Interreg, un Town Twinning, un Grundtvig, un Culture 2007, un MED, un altro Intercultural Dialogue con la Turchia, un Innate Interreg, su vari tipi di azione. Io non sono esperta, però chi è esperto di progetti europei sa che l'azione 3B corrisponde a un ambito piuttosto che la 4C a un altro. Questa, di questo se ne occupa il direttore. Ecco. Quindi, che cosa ci immaginiamo? Nello scenario, naturalmente, ci si deve immaginare anche scenari futuri, quando un museo vive in una realtà dinamica come la nostra. Un museo non è fatto per sempre, ma si deve cambiare pelle costantemente, diciamo modulandosi su quella che è la realtà contemporanea. Da noi, per esempio, ultimamente gli imprenditori, andando male le cose, sono tutti depressi, hanno questa percezione del tessile come un quindi si è individuata la necessità di svolgere questa missione del museo attraverso linguaggi e modalità nuove, ampliare l'utenza, come vi dicevo prima, catturare nuove fasce di pubblico che magari prima non erano interessate, quindi fare un lavoro, che ne so, anche aprire il museo ad essere luogo recettore di convegni piuttosto che attività scientifiche, piuttosto che happening, piuttosto che presentazioni delle collezioni, cioè rendere il museo come un luogo in cui la società si esprime a diversi livelli. Si dà la possibilità comunque che diventi un luogo diciamo collettore dell'interesse anche economico della città, collaborare allo sviluppo della vocazione turistica, come vi dicevo prima, perché la città adesso non ha una bella immagine. Noi ci stiamo rendendo conto a Prato che quando parli di Prato è la città dei cinesi, e che non è solo quello, c'è una buona comunità cinese. Ma questa immagine brutta in fondo è quella che è lo stesso Pratese a comunicare, perché chiaramente se fossero attuate delle politiche di integrazione come stiamo cercando di fare anche attraverso il museo, forse questa immagine così, tra virgolette, abbrutita, perché poi chiaramente si va a parlare di realtà in cui i cinesi tengono la gente legata a macchinari piuttosto che vivono in condizioni di vita terribili, piuttosto che gli prende fuoco il magazzino perché non c'è sicurezza, cioè cose di cui certamente non c'è da andare fieri. Quindi per fare questo la città deve fare un lavoro sull'integrazione. Ora prossimamente andremo a fare una mostra fotografica che abbiamo fatto proprio su questo tema, una mostra fotografica, un'associazione diciamo ha promosso una campagna fotografica che vede la compresenza dell'imprenditore, sono scatti, dove c'è l'imprenditore cinese e quello fratese, dove c'è il negoziante cinese e quello fratese, insieme a fare una cosa, no? Promuovendo questa cultura diciamo così, dell'integrazione. Sono state stampate queste 100 foto su tessuto e queste bandiere sono state messe a tappezzare tutta la città, in modo che la città potesse chiedersi che cos'erano innanzitutto, avvicinarsi a questo contenuto e dire: ah, ma guarda, questo è mio amico, oppure guarda, interessante, insomma, in fondo si fa la stessa cosa, cerchiamo di, se non altro, creare un canale di comunicazione. Queste 100 foto poi verranno esposte al museo, dove creeremo un'area anche interattiva in cui gli stranieri sono chiamati a raccontare, si attiva una telecamera che registra, sono chiamati a raccontare la propria esperienza di vita in poche battute e così via. Quindi si cercherà anche nel nostro piccolo, non è certo un contenuto tessile, ma crea un tessuto sociale
una metafora del tessile, no? Creare trame e orditi. Quindi, come vi dicevo, appunto, essere una struttura viva, collaborativa, aperta, utile, sostenibile, non avulsa dalla realtà, perché spesso appunto le politiche museali sono pensate da un direttore, ma che diciamo pensa in maniera tutta autonoma rispetto a quella realtà esistente, sensibile ai cambiamenti in atto a livello locale, ma più in generale anche a livello, come dire, nazionale e internazionale. A noi è, come vi dicevo, il canale con gli altri musei europei spesso ci fa da polmone per respirare aria nuova e capire che le cose possono essere viste anche sotto altre forme, oppure ci sono contenuti che sarebbe interessante portare anche da noi, quindi tenere sempre aperto un canale con quello che succede fuori. Quindi queste saranno, sono state le nuove, diciamo, gli ultimi 2 anni, abbiamo lavorato proprio per uscire da questa ottica tutta specialistica, il tessile è una materia specialistica. Abbiamo cercato di fare, per esempio, nella parte storica delle collezioni, delle mostre che mettessero in evidenza come l'arte tessile antica si potesse relazionare a tante altre arti promosse dalla cultura. Quindi il tessuto con il motivo a pigna si relaziona con il piatto in ceramica di Montelupo, che ha lo stesso soggetto, piuttosto che il cassone dipinto che riporta il motivo della grottesca come nel tessuto XY, cioè cercando di costruire un dialogo fra le arti, no? In modo da far capire a chi viene, quindi si pensa sempre a un pubblico edotto, in realtà il pubblico che visita un museo sa veramente poco di quella materia, anzi lo visita per saperne di più. Quindi partendo, ecco, dal concetto che il tessuto fa parte di un concetto più allargato di dialogo fra le arti e di design, che è applicabile a qualsiasi ambito della produzione. Noi ci siamo specializzati in quello, però il design poi su altri supporti ha altre declinazioni, quindi è interessante vederle tutte. Questo è per quanto riguarda l'antico. Ci sta facendo questo spostamento di orientamento, allargando l'orizzonte, ecco, degli oggetti anche da esporre, perché poi quando abbiamo fatto appunto la mostra ceramiche e tessuti abbiamo messo ceramica affiancata al tessuto, però avevamo trovato anche da un antiquario un cassone nuziale con un motivo a grottesca bellissimo del 500, quindi avevamo preso in prestito anche quello, quindi dialogo tra le arti, concetto di design spalmato in tutte le arti. Un altro tema di riflessione che sta proprio nella modalità di far vivere un tessuto o antico, cioè più che altro contemporaneo nel museo, come vi dicevo prima, è il fatto che il tessuto si presenta bidimensionalmente nella fase precedente alla confezione. Mentre il tessuto è una parte fondante della confezione, perché è il linguaggio che lo stilista sceglie per esprimere un contenuto, quindi per esprimere un modello, per esprimere una ricerca sartoriale e così via. Quindi il tessuto e confezione sono due elementi che danno senso ad una creazione di fashion design. Quindi dico, perché stare discosti da un argomento che comunque ha un appeal, perché la moda ha certamente più appeal del tessile, è indubbio. Quindi abbiamo cominciato a fare delle mostre che in qualche modo catturassero dei fenomeni di gusto, di stile, per esempio nel 2012 il vintage, che è un fenomeno incredibilmente diffuso da noi, e cioè la pratica di vestirsi con abiti usati, a volte di brand conosciuti, a volte della mamma o della nonna, ma comunque scelti per il loro valore comunicativo
e indossati perché si vuole avere una cosa del passato, la si vuole anche noi far rivivere nella contemporaneità. È un fenomeno importante, tra l'altro tutte le grandi fiere tipo anche Pitti Filati, occasioni espositive come Pitti Filati o Pitti Uomo, c'è sempre il padiglione alla stazione Leopolda della Vintage Selection. Anche ora a Milano Unica, per esempio, c'era un padiglione vintage, anche perché poi lo studio dell'usato per chi fa textile design o fashion design è fondamentale. Si acquista il capo antico o lo si prende a noleggio, perché ora i vintagisti danno anche a noleggio questi capi d'abbigliamento, lo si studia, gli si studia la confezione, si studia la texture, ma anche le usure, perché anche l'usura fa parte, diciamo, di questo aspetto consumato, consunto, vissuto d'un capo che viene riproposto in tanti capi spalla. Pensate a tutta la giacchetteria, no? Tutte le giubbotterie con effetti vintage di consunzione, di lavaggio, eccetera. Quindi il vintage come fenomeno culturale, ma anche fenomeno tecnico che a chi lavora nel settore moda abbigliamento serve per trarre delle utili ispirazioni per la creazione delle collezioni. E l'ultima grande mostra, di cui sono molto fiera, che però è finita, è stata una mostra che in collaborazione con la Fondazione Gianfranco Ferré di Milano, che alla morte, che dopo la morte, diciamo, dello stilista, ha conservato tutto un patrimonio enorme di bozzetti di Ferré, bozzetti appunto autografi, oltre che bozzetti di sfilata, di prima idea, di seconda idea, piuttosto che tutte le riviste che consultava, piuttosto che la documentazione delle cose editate, le foto di autori di moda importanti, eccetera, oltre ad un patrimonio ora acquisito di 2000 capi d'abbigliamento. A noi però ci interessava, siccome era la prima mostra che si faceva dopo la scomparsa di questo genio della moda, i tre che hanno dato vita al sistema moda italiano sono stati Ferré, Versace e Armani. Sono stati i primi tre grandi stilisti che hanno creato le basi per il fashion design italiano, studiati, diciamo, c'è presa appunto desiderio di studiare Ferré dal capo d'abbigliamento che lui ha eletto a simbolo della propria azione creativa, cioè la camicia bianca. Ora voi siete tutti giovanissimi, quindi non ve lo ricordate di sicuro, ma negli anni '80 è stato l'unico stilista che ha riportato in auge questo capo d'abbigliamento assegnandogli una funzione quasi da capospalla, e lì ci ha lavorato. Essendo architetto, tra l'altro, gli ha dato anche una chiave di lettura architettonica a questo capo d'abbigliamento, perché è rigorosamente bianca, quindi solo superfici bianche di organza piuttosto che di cotone leggero, ma tagliate in modo tale che diciamo, la legge geometrica che governa ogni camicia è frutto di una connessione di tanti elementi, di tanti elementi solidi, no? Quindi il cono, colletta a cono, si incrocia col cilindro della base, quindi una concezione proprio a tutti gli effetti architettonica di questo capo d'abbigliamento. E questo è piaciuto tanto anche alla direttrice della fondazione, che è Rita Iraghi, che è stata colei che ha inaugurato il concetto di ufficio stampa tra gli anni 70 e negli anni 80 a Milano. Cioè le case di moda devono avere un ufficio stampa, devono avere appunto chi fa comunicazione, e quindi abbiamo lavorato un progetto con lei su questo contenuto. Poi naturalmente mi sono venute in mente altre cose, perché proprio era un argomento monografico. Quindi altri argomenti che ci sono venuti in mente per il futuro è valorizzazione appunto del contemporaneo, perché, come vi dicevo prima, è necessario riportare all'attualità dei contenuti che stanno nella tradizione. Voi avete tutto quello che riguarda
no? Il patrimonio della civiltà contadina, tante cose che sono state, diciamo, fatte in passato, processate in passato, potrebbero essere utili da riproporre per una bioagricoltura, quindi per ritrovare, diciamo, delle dinamiche più ecologiche nell'utilizzazione del territorio, quindi tenere memoria di quello che l'anziano ora dice, racconta su una parte del processo è fondamentale, perché quello può essere un elemento utile, diciamo, da riproporre anche per progetti che hanno declinazione nell'economia. Cioè, la cultura è tutto poi alla fine arte, ma è anche utilizzare l'arte, i contenuti per lo sviluppo economico. Cioè, la cultura dà nuova linfa all'economia, gli dà degli input, degli impulsi. Se non c'è, diciamo, la cultura alle spalle delle scelte economiche, queste scelte economiche ricadono sempre nella routine. Ciò che dà impulso all'economia anche sono le idee, che vengono da ambiti immateriali, che non budgetizzano teoricamente come la cultura. Non c'è da pensare che voi ricaviate il vostro budget dalla biglietteria, questo non esiste, lo ricaverete da tutta una serie di attività che farete collaterali per far arrivare gente qua, o affittare alcune aree del museo, no, per eventi, come facciamo anche noi. Quindi da tutto l'indotto che il museo porta, perché nessun museo, a parte i grandi musei, tipo gli Uffizi, il Louvre, o che ne so, i musei civici veneziani, campano con i biglietti strappati. Ecco, questo levatevelo dalla testa. Si campa di altro. E naturalmente ci vuole anche il sostegno degli enti che stanno dentro, diciamo, l'istituzione. Vediamo se ci sono delle... Sì, bene. Vediamo se ci sono domande, se ci sono alcuni punti che vogliamo approfondire, sfruttando appunto la presenza della dottoressa degli Innocenti. E io passerò a darvi il microfono, perché siamo in streaming e quindi se non utilizziamo il microfono non ci sentono. Vabbè. Io comincio, vabbè, una folla di domande in mente, però molto pratiche. Per esempio, quando abbiamo sentito parlare di sistema e quindi di tutto quello che si sta sviluppando in relazione agli altri attori del territorio, che siano musei ma anche istituzioni. Una domanda forse banale, però c'è una calendarizzazione di incontri, perché noi facciamo tanta fatica a coinvolgere, diciamo, le istituzioni, vanno coinvolte tanto per tempo, quindi questa cosa si stabilisce un po' come il libretto didattico, cioè una volta per tutto l'anno, o ha una scadenza regolare? Agevoli. Quindi tra l'assessorato e il direttore, da qui arrivano poi gli input a organizzare degli incontri con i responsabili dei vari settori, per esempio settori didattici di tutti i musei, si ritrovano a un tavolo, mettono, noi sappiamo appunto, che ne so, l'assessore ci ha detto come, o il funzionario ci ha detto come questi soldi verranno distribuiti a tutti i musei per l'attività didattica, quindi c'è un budget su cui lavorare a livello economico, che cosa si può fare con quel budget, e quindi ogni interlocutore, diciamo, propone la propria attività e poi si discute dei contenuti. Ma questo avviene, diciamo, a cadenze regolari, cioè bisogna incontrarsi, cioè ci vuole le persone che si riuniscono intorno a un tavolo, che può avvenire questo una volta al mese o più spesso secondo quelle che sono le esigenze, o comunque una costante interrelazione via mail. Ma in queste riunioni vengono anche coinvolti
ha coinvolto alcune figure proprio dell'industria tessile, cioè, o è solo un tavolo istituzionale? No, questo per il sistema musei, musei coinvolge soltanto i musei. Poi c'è un comitato di gestione invece dentro il museo, che è quello, diciamo, amministrativo, che controlla, diciamo, i budget, e un comitato scientifico che invece raccoglie gli esponenti dei singoli enti che sono nella fondazione e che sono spesso anche imprenditori, quindi portavoci di esigenze o di richieste particolari dal mondo. Altrimenti, quando ci sono delle mostre, spesse volte, come vedrete, per il tessuto è tutto. Noi abbiamo tirato giù una lista d'aziende, di imprenditori che comunque avevano sempre dato i loro contributi in termini non di soldi ma di tessili per l'archivio, perché noi costruiamo un archivio di tessili contemporanei. Siamo andati a visitarli in azienda, abbiamo quindi noi fissato un appuntamento, siamo andati là, ci ha fatto vedere il campionario, abbiamo scelto le cose che ci servivano, quindi loro sono stati contenti di collaborare, ma non è che ci abbiano dato 10 centimetri, ci hanno dato 20 metri, 30 metri, cioè comunque hanno contribuito anche, se vuoi, tra virgolette, economicamente alla mostra, ecco, alla mostra. Oppure più in generale, certamente se sappiamo che l'Unione promuove un certo tipo di contenuto e ci viene richiesto di fare da noi un convegno oppure di sviluppare un certo tipo di mostra, noi siamo sensibili a questo. Ecco. Poi un'altra cosa in relazione alle mostre, cioè il budget è unitario, è stabilito sempre in maniera preventiva, oppure è capitato anche di immaginare una mostra e poi di... No. Siamo campatonaria, noi abbiamo una griglia di voci, ci siamo fatti la nostra griglia ormai nel tempo, insomma abbiamo acquisito esperienza e più o meno capitoli di spesa a seconda del tipo di mostra che vogliamo fare, ce ne accorgiamo subito se è una mostra di quale entità, piccola, media o una grande mostra. Si lavora però sempre su budget coperti o coperti ma con la possibilità che nei mesi successivi si vada a coprirli con le sponsorizzazioni oppure, che ne so, sì, con le sponsorizzazioni fondamentalmente. Però per esempio quella di Ferré, la Fondazione Ferré metteva 50.000 euro, no? Disponibili per la mostra, noi abbiamo messo altrettanto, poi ce ne sono voluti alcuni di più, ma insomma alla fine si sa, c'è sempre un piccolo gap, ma sempre quasi tutto previsto, perché noi facciamo anche questi budget lavorando sulla possibilità che il preventivo sta dentro quei termini tra A e A, tra A e B, ecco, e si muove e quindi può essere leggermente di più o leggermente di meno. Però si lavora sempre su budget di cui sappiamo esattamente i capitoli di spesa, perché a volte nell'imprevisto è una cosa che non abbiamo studiato, magari che ci è sfuggita, però è quella che magari ha un suo rilievo, un suo peso in tutta la gestione del budget. Quindi siamo molto attenti a pensare a tutto quello che serve e di volta in volta chiaramente ci facciamo anche un'idea dei costi pensando, guardando esattamente tutte le voci, dice per questo no, per questo credo che questa volta ci vorrà X, per quest'altro ci vorrà Y, quindi tutte le volte, ecco, andiamo a ripensarlo. Grazie. Scusi. Innanzitutto un grazie per questa ricchezza di contenuti, di spunti che ci ha portato, pensiamo al nostro museo, a questa idea di museo dinamica che diventa, io ho pensato all'immagine del cuore del paese, della città, più di una piazza, molto di più, perché è pienissima di contenuti e si allarga. Quindi grazie. E una domanda semplice. Tutta questa mola di lavoro, comprese le visite guidate, didattiche o meno,
Chi la fa? Voi sette persone oppure? Grazie. Io mi occupo, sono diciamo l'imbuto dei contenuti, in me confluiscono diciamo i contenuti del museo, io quindi sono sull'aspetto tecnico relativo alla conservazione delle collezioni, quindi tutto quello che è gestione del patrimonio, compresa la responsabilità di decidere interventi di restauro da fare sugli oggetti o come esporli o come preparare, che ne so, i condition report per mandare un oggetto all'estero, tutto quello che ha a che fare con anche la mobilità delle collezioni fuori dal museo, quindi se un oggetto va all'estero, se va in Italia, tutti i rapporti con le soprintendenze le tengo io. E ho però anche l'onere curatoriale, quindi i contenuti vengono processati da me, anche se sono contenuti a volte come quello della camicia di Ferré che sono esterni al museo, cioè noi ci è stato proposto, dice facciamo, sono 27 camicie, studiamole tutte, come si studiano, quindi sono io che poi mi sono messa a studiare fisicamente gli oggetti e ho processato le schede e abbiamo fatto il catalogo, chiaramente con la collaborazione anche sempre della Fondazione Ferré perché ci ha dato il suo contributo a livello tecnico, scientifico, eccetera. Quindi praticamente viene fuori ecco, da questa... sì, tanto tempo per le attività didattiche, infatti siamo... Siccome siamo molto richiesti ultimamente, prima c'erano due persone che lavoravano a progetto ma non ce la facevano, c'è un responsabile fisico dell'attività, della sezione didattica, una persona che prende tutti gli appuntamenti, che fa anche lei, è anche lei operatrice didattica ma segue alcune cose perché sono tanti gli eventi in calendario. E una cooperativa che invece si occupa di fare altre le attività che la Francesca non riesce a fare. Quindi ci sono altre persone che collaborano con il museo, che le cui spese vengono coperte chiaramente dal sistema museale. Quindi c'è una copertura comunque economica dei collaboratori, perché da soli non ci si fa. E Francesca è una persona che lavora a progetto, quindi non è interna perché la persona che ora segue diciamo questa attività è maternità, giustamente. E sì, ognuno di noi è spalmato su 3-4 cose contemporaneamente e devo dire ora non per vantarci, perché ho trovato gente o ragazzi tanto motivati, la stessa motivazione diciamo che ho visto in loro e che ci permette ecco, di sviluppare cose che noi non pensavamo pensabili, ecco, fattibili. Siamo riusciti veramente a fare dei miracoli con l'impegno personale, perché poi tanto è come dire passione quella di tenere i versi nel lavoro e quindi un bene che non è quantificabile. Perché non è che si va, ci casca alle 6 in punto la sera, ci casca la penna di mano e non si lavora più. A volte si rimane fino alle 7, l'8, fin quando c'è da lavorare. Ecco. Perché si concepisce il museo come qualcosa che appartiene a noi, qualcosa che noi possiamo migliorare costantemente, possiamo sviluppare con la nostra fantasia, anche con la nostra creatività, perché c'è tanto del nostro ecco, saper fare dentro questa istituzione. Per fortuna è appunto pubblico-privato, quindi ci permette anche un livello di gestione delle cose abbastanza autonomo. Non siamo, diciamo, territorio di colonia, se non raramente, comunque non amiamo a farci colonizzare e se questo deve essere, diciamo, deve passare proprio da un lungo dibattito, insomma, con noi, ecco. Siamo tutti giovani, io sono quella, prossimo mese faccio 50 anni, quindi gli altri, compresi i direttori, sono tutti più giovani di me, quindi uno staff, diciamo, smart, attivo, giovane, per fortuna, diciamo, loro, perché ora si comincia a sentire anche un po' il peso delle cose. In ogni caso, a parte questa divagazione personale, no, devo dire che sono tutti molto motivati.
E la soddisfazione è aver visto crescere appunto il museo da appunto 250 metri quadri, come dico ora, a 4.000 metri quadri. Questo è stato un premio, insomma, per le nostre fatiche. Ci vuole tanto tempo, le cose non si fanno tutte e subito. E anche un investimento, cioè un budget di partenza, forse un investimento anche da parte delle istituzioni. Stimata bene, perché noi quando ci siamo resi conto poi nel tempo che quando abbiamo fatto il budget per la fondazione abbiamo sottostimato i costi di manutenzione che portano via tanto budget, quelli sono un capitolo importante e quindi ecco fare una stima del budget che serve per la gestione ordinaria. E quindi niente, massimo coinvolgimento di tutti gli enti, ecco, nella ricerca, ecco, di rendere l'istituzione il cuore attivo e pulsante, diciamo, della città, ecco. Ma uno sforzo. C'è qualche domanda, qualche intervento? Noi avevamo uno sponsor materiale che ci offre una degustazione, però io non so a che stiamo e quindi non lo so. No, vabbè, tanto alla fine sono cose che... però sul fatto dell'essere rete, noi ora stiamo lavorando su un progetto di creazione di una sorta, come dire, di via privilegiata dei musei del tessile e della moda all'interno della regione toscana, quindi creare una rete di collaborazione fattiva tra i musei che hanno collezioni con le nostre caratteristiche. Io non so se nella regione Puglia ci sono altre realtà simili a queste, oppure musei con collezioni simili alle vostre, che è un aspetto estremamente utile, quello di legarsi ad altre realtà, anche con l'obiettivo, noi si pensava, di facilitare l'attività di prestito delle opere da altri musei, perché sapete, tutto quello riguarda, poi non abbiamo parlato, diciamo, dei sistemi di prestito, dell'organizzazione delle mostre, ma... Il prestito di un oggetto da un museo comporta una ditta di trasporto, comporta il restauro dell'opera prima dell'esposizione, tutta una serie di spese di cui l'ente organizzatore si fa carico per avere l'oggetto. Spesso alcuni musei hanno delle condizioni di prestito vincolanti su cui noi si potrebbe lavorare, perché magari abbiamo un lavoratore interno, quindi non dobbiamo prendere il loro restauratore, abbiamo il nostro, quindi è molto più facile ed economico per noi utilizzare il nostro. Però se te lo mettono nelle condizioni di prestito, il fatto che vogliono quel restauratore con quel budget lì, te non ti puoi smuovere dalle loro esigenze. Quindi per facilitare l'attività di circolazione delle opere, no? Da un po' all'altro della regione, è interessante creare questo canale preferenziale tra i musei che hanno contenuti simili. Quindi si pensava, ecco, di lavorare parecchio anche nel prossimo futuro sulla creazione di questi musei che hanno tematiche simili alla nostra. E poi da quelli nazionali, da quelli regionali a quelli italiani a quelli nazionali. E poi internazionale. Questa è la nostra ambizione. Sono, come dicevo prima, degli step che si devono costruire. Però voi ci avete, allora, le cose positive che avete sono: questa sede meravigliosa, che è un castello bellissimo, magnifico, che è nel centro, nel cuore della città, quindi punto più strategico di questo non c'è. Avete anche delle zone, diciamo, dove poter organizzare eventi all'aperto o occasioni di incontro all'aperto. Avete questa collezione che di per sé ha un range di possibilità di contenuti infiniti, che non sono soltanto quelli tipici di chi studia
gli oggetti demo-etno-antropologici sono cose che vanno oltre l'antropologia. L'antropologia culturale è una materia che ora non vi potete pensare che declinazione ha. Ha declinazione anche nella gestione, che ne so, dell'attività nelle aziende, nelle ASL, per esempio. Poi vi dovrei spiegare perché e per come. Però noi, per esempio, si sta facendo un progetto con l'ASL di Prato per i malati di Alzheimer. Quindi ci siamo collegati anche con, diciamo, il settore legato proprio alla medicina, per sviluppare, ecco, dei percorsi didattici con i malati di Alzheimer. Quindi ci sono sempre possibilità di trovare. Veramente, tantissime. Oppure, per esempio, fare percorsi per non vedenti. Anch'io sì. Ho in mente un sacco di idee su questo, quindi filoni se ne può trovare a centinaia, specialmente con materiali di cultura materiale come avete voi. Noi la ringraziamo tantissimo, davvero, e gli spunti e tutto quello che ci ha dato saranno custoditi gelosamente, veramente. Elaboreremo anche uno storytelling di questa giornata, nel quale cercheremo di esprimere sia le conoscenze che ci è trasmesso, ma anche il valore aggiunto della sua persona davvero squisita. E ora, come vi avevo accennato, c'è un rinfresco offerto dalla focacceria Nonna Grazia, quindi c'è la focaccia barese che possiamo finalmente degustare. Devo dire che per questa iniziativa, spendo anche una parola su questo, una piccola iniziativa anche organizzata con zero budget, zero, perché poi il discorso della comunicazione comunque l'ha gestito l'associazione, ha avuto una bella ricaduta sul territorio, perché gli esercizi commerciali e comunque le attività commerciali del paese sono state pronte sulla fiducia, perché noi non siamo ancora riconosciuti e legati al museo come associazione, quindi il fatto che ci sia stata questa fiducia, che comunque si sia percepita la qualità della manifestazione anche dalle nostre parole, è una cosa bella e fa parte forse di tutto questo discorso che il museo può creare intorno a se stesso. Addirittura quest'ultima cosa del legame con la ASL, cioè, mi ha molto stupito, perché finora le avevo trovate interessanti, ma questa questo sfondo comunque che può avere sociale, questa ricaduta sociale importante, è anche da esplorare nel caso del nostro museo. Grazie veramente enorme. È un caso, si può fare anche in maniera molto più articolata. È una buona pratica, diciamo. È ottima. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ecco, per funzionare queste istituzioni in cui noi crediamo tanto. L'importante è che uno veramente sia molto motivato, perché non vi nascondo, in momenti difficili ci sono stati, alcuni sono stati superati e credo che comunque ci saranno anche nel futuro, quindi noi si confida, ecco, va bene. Allora ci spostiamo di là. Grazie ancora.